Credo che ormai abbiate capito che non sono la persona più intelligente del mondo. Sono sempre stato facile da circuire, eppure un gran fifone. Lo vedo negli occhi di Joel. C'è un lampo. La sua curiosità, ora che abbiamo scoperto il segreto di Radagon, è alle stelle, come si suol dire. Io però non riesco a essere felice. Non riesco a non pensare che tutto questo viaggio, per mesi, vagando nell'interregno, alla fine è culminato in una frottola, nelle stesse che mi hanno sempre tenuto in disparte. Il vecchio mondo si reggeva su un segreto? Dovrei essere contento di averlo scoperto. Ma non riesco a non pensare che una bugia rimane una bugia. Forse dovremmo cercare un'altra strada. 3, 2, 1, sigla. La luce, il mio nome è pure la terra, ma non l'ambizione, la rabbia oppure la guerra. E ho fatto ritorno perché ciò che mi piega non mi spetta. E lì ancora un trono che mi spetta, sarò sua altezza. Vieni mi contro, lo sai che il mio scudo para. Vuoi che cada? Sì, però il tuo collo fa il filo la spada. Lo sai che finché ho fiato in corpo vado fino in fondo. Non conta quanto tu sia grosso quando vibro il colpo. Fanno di tutto perché mi fermino, ma pure da solo sono un esercito. Sto per conto mio, il tuo regno brucia, senti il crepitio. Giuro io nemmeno morto mi inginocchio a un dio. Che soffi fuoco, che scagli fulmini al suolo, che abbia le ali oppure che lanci pugnali d'oro. Sputi veleno, impugni una lama d'acciaio nero, che dal suo destriero possa far cadere le stelle dal cielo. La sciollezza che stringo tra le mie dita, se sarà finita quando avrò esaurito il mio istinto decida. Puoi strapparle al loro scranno, loro lo sanno, hanno capito, sto arrivando e capitoleranno. Brilla le lame ma sono caldo, caldo scorre sopra il mio braccio un fiotto scarlatto, perché splende la grazia nella mia anima. Il Deus Ex Machina, vieni a vedere un dio che sangra. Mi è passato di tempo da quel mio primo passo, mi davano del pazzo e quanta strada ho fatto. Yeah, yeah. Ho seguito la grazia ma non sono un santo, non ho più paura e sono pronto al salto. Uccisi di più grandi quindi avanti un altro. Senza luce, cuore in tranto, tornerò più forte se mi fermeranno. Vi è piaciuto ciò che avete visto? Beh, è stato supportato da NordVPN ed Elgato. Si parte. Ma buon pomeriggio, amici videospettatori! E soprattutto, ora che il segreto è stato svelato, do un buon pomeriggio gigantesco come due e non una statua al mio maestro. Mamma mia, quanto tempo è passato da quando, anche solo da quel dialogo di Miriel, si è contemporaneamente ottenuta la grande, per me all'epoca galvanizzante, informazione del secondo Elden Lord, ma contemporaneamente anche il dettaglio che avesse uno scheletro nell'armadio, se non che l'armadio era se stesso. Sì, ma amico mio, lo scheletro qua nell'armadio non ce l'ha Radagon, ce l'ha l'Ordine Aureo. Cioè, quello è il problema. Ma su questo sei parecchi passi avanti. Esatto. Oh yeah. Non potevo sinceramente aspettarmi una roba del genere, perché gioco Forza
per via del tuo giusto e corretto ordine di non rammentarmi l'intro, di cercare di tenerla lontana certo, per dalla forza. Mia testa, non ho minimamente pensato che Radagon potesse essere il segreto di se stesso e di Marika. Esatto. E quindi ho sempre riflettuto sul fatto che lui potesse essere una sorta di semidio, di dio. Mm-hmm. Ti ricordi, no? Ti dissi magari certo, un dio ma inconsapevole. Le ho seguite, categorizzate, ecco. Ricordate, busse tutte. E quindi ho pensato per lungo tempo che si trattasse appunto di un segreto relativo al suo fisico, al suo potere, come ti dissi anche nella scorsa live, di compatibilità con l'Elden Ring. Sì. Di fatto non ci sono andato lontano, nel senso che era quello, mi mancava il punto più importante però, ovvero è Marika. E riassumo quello che ti ho detto l'ultima volta, ma prima di farlo vorrei parlarti genericamente di quello che ora penso dell'Ordine Aureo e purtroppo quello che Pav comincia a pensare dell'Ordine Aureo, perché questo è un po' uno shock. L'Ordine Aureo si è sempre presentato come integerrimo. Sì. Estremista, sicuramente. E incapace di accettare i suoi opposti, però al suo interno seguiva delle regole, ok? E quelle regole erano ferree, talmente tanto che appunto se non stavi al passo morivi, venivi allontanato, ripudiato, schifato, umiliato, però comunque quelle regole c'erano. Però signori, c'è una cosa piacevole però prego. In questo, anche se in realtà non prenderla come oggettività dell'intero world building, perché qui sto omettendo qualcosina, è naturale adesso, però ti aggiungo il fatto che indipendentemente dalle regole dell'Ordine Aureo la grazia viene ciò non di meno data. Diciamo che Morgoth seguiva l'Ordine Aureo, ma tecnicamente contro non ne faceva ogni parte. Suo dogma. Quindi il fatto che fosse benedetto dalla grazia è significativo. Sì, però chi è che benedice dalla grazia? Marika o chi le sta sopra? Non lo sappiamo ancora. È quello che ho omesso. Ah, ecco, bravo. Per me la cosa più sensata è che sia chi c'è sopra che lo fa. Perché alla fine Marika non è che un ennesimo strumento della volontà superiore e la grazia non appartiene a Marika, se è vero come è vero che il crogiolo non appartiene a Marika. Non ti darò una risposta. No, certo. Ma ti ricordo un dettaglio. Che Marika l'ha tolta la grazia. Bravo. Certo, il mio punto successivo sarebbe stato quello. Marika però la grazia l'ha tolta. Sì. Marika ha privato i attualmente senza luce della grazia rendendoli tali. Quindi è vero, questo è verissimo. Però secondo me il rapporto è più univoco. Cioè ok, se anche Marika potesse dare e togliere la grazia a piacimento, sicuramente può farlo anche la volontà superiore. Il punto è capire quanto la volontà superiore adesso voglia agire, premesso che un tempo non gliene fregava un cazzo di niente e lo abbiamo esatto. Appurato. Infatti in questa introduzione io sarò particolarmente attivo con te, perché ormai siamo al turning point centrale. Bisogna decisamente da adesso pensare alla terza opening, perché sì, siamo sì. Arrivati al turning point, e in questo turning point io spingo un po' più sull'acceleratore, non delle risposte o delle intuizioni come in passato, ma piuttosto della discussione delle domande. Bravissimo, bravo. Vale a dire, sì, prego. C'è chi dà la grazia, c'è chi toglie la grazia, c'è chiaramente un ordine delle cose. Chiaro. Ciononostante c'è un altro dettaglio della grazia che quasi mai abbiamo anche solo discusso in tutta la run, ed è una cosa che per me è naturalissimo non sia accaduto, ma contemporaneamente non si può assolutamente dimenticare adesso. La grazia dà anche una direzione. Anche a livello di gioco. Esatto, ed è diegetica. La grazia ti porta a fare un percorso. Quel percorso, chi lo decide? Beh, allora, ti potrei dare una risposta, e quella risposta potrebbe essere sia Marika che la volontà superiore. Del resto le due dita parlano al posto della volontà superiore, non di Marika. La legge dita ci dice che la volontà superiore si esprime attraverso le dita, dico bene? È giusto, bravissimo, sì, dici benissimo. E quindi in teoria, secondo le leggi dita, la direzione della grazia la dà sicuramente la volontà superiore. Ricordati, assolutamente ricordati che per quanto abbiamo ormai vissuto tanto e stai discutendo di qualcosa di misterioso e delicato, rimane il fatto che Marika è imprigionata dentro l'albero, mica c'è andata no, in vacanza. E infatti, per quello che ti ho cominciato quel discorso, però poi tu mi hai fatto la domanda. Ti stavo dicendo, sappiamo sicuramente che era disinteressata prima la volontà superiore, però poi ha punito Marika, quindi tanto disinteressata non è.
se no non punirebbe Marika. Cioè, certo. Per me il concetto esatto. È che la volontà superiore si deve essere sentita fino a prima degli intrugli di Marika, talmente tanto sopra ogni cosa, che giustamente se ne è sbattuta il cazzo, anche perché è una divinità che ha troneggiato sulle altre, che sono divenuti Outer Gods del resto. Mm-hmm. Quindi l'influenza della volontà superiore era 5000%. Però credo che quello che ha fatto Marika, qualunque cosa sia, perché noi ancora non lo sappiamo bene, cioè sappiamo solo che ha rotto l'Elden Ring, che sicuramente è un grande affronto per la volontà superiore, però non sappiamo il fine anche della creazione di Radagon, della separazione dei due, qui ancora possiamo solo brancolare nel buio, ed è il bello di aver scoperto questo segreto, che ha solo posto altre domande. Però dicevo, da quel momento in poi, secondo me la volontà superiore ha tanto, come dire, ignorante riguardo i fatti dell'interregno non poteva più essere. E quindi ecco perché, a mio avviso, la direzione della grazia potrebbe essere anche impartita da lei. Potrebbe essere anche... Mm-hmm. Cioè, allora, conta che il fatto che Radagon sia Elden Lord significa che Marika è divenuta Elden Ring e controllore dell'Elden Ring. Bravo. Questo è importante. Ecco la risposta alla domanda che ci faceva Marika con Radagon, questo. Siccome, esatto. Siccome, un autocolpo di stato. Bravo. Siccome Marika aveva bisogno di un Elden Lord per controllare l'Elden Ring, o meglio, lei era l'Elden Ring ma veniva controllata da... Sì. Con Radagon, invece, praticamente aveva il timone della barca, della nave. Ha fatto veramente... Ha aperto Cheat Engine. Bravo. Ha aperto Cheat Engine. È praticamente divenuta, sì, l'alfa e l'omega. Entrambe le cose, entrambe le metà del medaglione, per farti una citazione Elden Ringiana. Però secondo me è questa la prima cosa che potrebbe non essere andata a genio della volontà superiore, nel senso che se la volontà superiore avesse voluto un ordine nel quale l'Elden Ring si controlla da solo, l'avrebbe già fatto. Concordi? concordo. E perché non credo che Marika possa cambiare le regole dell'Elden Ring. Marika può usarlo per farci cose, però qui è andata un po' oltre, qui ha cercato di cambiare le regole del gioco che sta sopra di lei. Il first sin, citando Dark Souls 2, è stato di Marika nel cambiare l'Elden Ring, eh? Tu dici già rimuovendo la morte? Magari non può creare quello che è accaduto a noi con Fia, vale a dire una nuova runa di nuovo ordine. Però, ciò nonostante, ha messo letteralmente le mani nell'anello. Però secondo me quello non è... fregato tanto in quel momento alla volontà superiore. C'è. Cioè, io ho avuto questa sensazione durante il gioco che alla fine la volontà superiore, fin tanto che rimane influente, se ne sbatte, esatto, un po' di quello che fai, delle regole dell'interregno che decidi di impartire. Però quello che stava facendo Marika creando Radagon non era cambiare le regole dell'interregno, ma dell'Elden Ring. Sarebbe molto bello scoprire quando si è iniziato a parlare di Empirei, perché nell'istante nel quale esiste il termine Empirio significa che la volontà superiore ha voluto sostituire. Bravissimo. E secondo me infatti in quel momento, è in quel momento, o addirittura prima, e lei ha tentato di evitare di essere sostituita. Magari semplicemente la volontà superiore aveva in mente un ciclo e lei non voleva accettare questo ciclo, voleva continuare a essere madre dei suoi figli. E con tutto quello che ne consegue, quindi si è creata Radagon per resistere agli Empirei. Però è anche vero che gli Empirei sono nati con Radagon, ma questo significa che in realtà l'Empire era una sola, Ranni, prima di Radagon, perché gli altri due, Michela e Malenia, sono figli di Radagon e Marika. Quindi forse il primo e unico Empire un tempo doveva essere Ranni, ma che dico, anche Ranni è figlia di Radagon, e quindi sì. No, Radagon è stato creato per forza di cose prima del concetto di Empireo, perché gli Empirei non esistevano. Già. Giusto? Non ci sono altri Empirei? No, che io sappia. Allora, no, che tu sappia, c'è una descrizione un giorno che ti piacerà molto. E infatti il completismo di Elden Ring, il tornare tra un po' ad Altus, porta comunque a bei premi, perché ci sono descrizioni. Ma sappi che gli Empirei sono Malenia. Poi Michela, Ranni. Appunto, quindi tutti figli di Radagon. Sì. E quindi il concetto di Empireo. Ma allora arrivo al... Allora, aspetta. Cioè, qui dobbiamo farci un'altra domanda ancora. Ok?
Dobbiamo, sì. E dobbiamo farci questa domanda che rischia di portarmi fuori strada, però al momento io non credo di avere prove che vadano contro quello che sto dicendo. Vai. Allora, le dita innanzitutto Sì. sono per forza controllate solo dalla volontà superiore? O Marika anche ha un influsso sulle dita? Perché in teoria le dita stanno sopra Marika. Allora, tecnicamente Tecnicamente. all'attuale consapevolezza non ci sono dubbi che Marika non abbia alcuna influenza sulle due Non ci sono prove che non abbia, giusto? dita. No, 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 aspetta, non ci sono, no, infatti, no, no, Ok, assolutamente. non ci sono prove che non abbia influenza. Ok. Ma anche viceversa, cioè questo è uno stallo, nel senso No, che cioè, va le bene, due. chiaro. Chiaro, ok. No, però quello che voglio dire è, cioè, non possiamo neanche essere certi che essere Empirio non faccia parte del piano di Marika a questo punto. Non possiamo saperlo, Del resto Radagon doveva diventare un dio. Non è forse questo il percorso dell'Empirio? no. Allora, mi permetto di metterti, diciamo, sul tavolo un'interpretazione pungente. Vai. Ok, sarà una bella live. Ormai siamo finalmente arrivati al turning point e qui. Eh no, ora proprio. No, Uff. la nostra. Questa è la nostra vera combo. E allora vado full throttle ahead. Ti dico questo. In Giappone, te l'ho ripetuto 3 volte durante questa co-op run, ma te lo vado a risottolineare. Marika è chiamata Bitch, ok? Perché Sì. comunque nella lingua originale tutto quello che dice lo fa con un'accezione un po' più da stronzetta, mentre da noi è un po' altezzosa e divina, lì è di ruolo divina, ma di comportamento una stronza, e basta. Ed è una cosa super affascinante che mi ha sempre innamorato, ha fatto innamorare della scrittura. Se io ti dicessi che il dialogo non è una conferma, è Ok. un'interpretazione, e se la frase che Marika dice, tra virgolette, a se stessa, ma in realtà a Radagon, del fatto tu non sei ancora un dio, tu non sei ancora me, non sia il fatto che lei volesse che lo diventasse, ma piuttosto un ricorda che comando io? Uno sbeffeggiamento? Tu ricordati, cane, che tu non sei un dio, non sei me, non ancora almeno. Vai un po' giù a fare quello che ti dico io e poi torna da me. Cioè, potrebbe anche essere un gioco di ruoli. Perché che Devo dir si dirti voglia. chiaramente che durante il dialogo sentito in inglese barra in italiano, grazie anche forse o per colpa del tono di Melina, non sembra una cosa del genere, però può Non sembra starci. neanche a me, però non posso evitare, anche perché in nome della possibilità che secondo me è certa, ma bisogna un po' distinguere con grande attenzione nei prossimi tempi, tramite la lingua originale, alcuni dei ricordi, delle voci di Marika attraverso i ricordi e gli echi di Melina, siano di Radagon, bisogna saper distinguere chi dice cosa Sì, come quando. dicevi tu, compagni probabilmente Eh Radagon. sì. Sì, ma anche il dire andiamo un po' a mettere in dubbio l'ordine aureo. Lui viene chiamato mastino dell'ordine aureo, però. Quindi in teoria dovrebbe essere fedele, però è un gran curiosone. E Esatto. soprattutto ha molto più senso che sia Radagon a dire scopriamo la verità rispetto a Marika che della verità, boh, non mi è mai sembrata particolarmente fan. È più Radagon il curiosone che magari vuole scoprire i segreti ultimi. Del resto lui Sì, stesso è un esatto. segreto. Esattamente, E esattamente. però detto questo, allora inevitabilmente per me nei prossimi Elden Ring scopriremo la volontà superiore che cos'è. Cioè potrebbe anche essere il boss finale della trilogia. Non Io lo apprezzerei molto, ma ho un dubbio riguardo. Da una parte, questo è un discorso che ti prometto, ma non serve farlo. Riprenderemo post finale, perché post finale, cioè tu non sai che cosa accadrà e soprattutto che cosa implica finire Elden No, Ring. certo. Quindi è molto difficile immaginarsi adesso quale potrebbe essere o non essere un sequel, dando per scontato che ci siano, e lo faccio molto volentieri. Il fatto è, i Souls, ma i lavori di From in generale, nei sequel, che purtroppo per fortuna sono in realtà pochi, hanno raramente dato la sensazione di alzare l'asticella. Quindi, se tu cominci all'interno di un'opera con un reietto che poi ascende al divino, comunque è
Interessante immaginare come Fraun possa farti affrontare un dio monoteista, che neanche God of War come serie si permette di pensare, perché tecnicamente è onnipotente. Adesso la volontà superiore non è onnipotente, però è trascendenzale. Cioè... Sì, hai ragione, ma se esiste un modo per indebolirla, dopo averla indebolita potresti affrontarla. Esatto, sì. Quindi sì, hai ragione, nella condizione 100% power non potremmo neanche pensarla, la volontà superiore. Però... E guarda, ho il traduttore che mi dà un dettaglio interessante sulla nostra discussione attuale. Ci dice, in giapponese Marika usa omae, quindi il tu informale, il tu quando informale. Parla con Radagon. Altrimenti, se fosse stata rispettosa di lui o innamorata, avrebbe detto anata. Ah. E invece usa omae. Okay. Quindi è comunque... È un po' bro, senti. Comunque non è rispettosa, ecco. Giapponesamente. È comunque sopra. È comunque sopra, sì. Poi, per carità, non necessariamente sbeffeggiante, però è sopra. Però comunque Radagon poteva divenire un dio. È possibile, secondo me, sì. E serviva accanto a lei per permetterle di governare l'Elden Ring. E aspetta, aggiungiamo una cosa, ok? Mm. Se quello che dici è corretto, ed è corretto perché è preso dal giapponese, allora non abbiamo dubbi. Sono due entità con coscienza separata. Poi, dentro lo stesso corpo, no, non mi interessa al momento. Credo comunque che siano separati anche a livello corporeo, perché non avrebbe senso altrimenti tutta la storia di Caria avverrebbe in assenza di Marika, ma in assenza di Marika Lendel sarebbe andata nel caos più totale, secondo me. Quindi... A meno che non ci fosse... Beh no, alla fine l'epoca di Radagon Godfrey era già stato esiliato, quindi no. Secondo me è possibile che convergano di nuovo nello stesso corpo, questo sì, ma possono anche separarsi. Cioè, quando hanno rotto l'Elden Ring erano insieme. Però si possono anche allontanare, a mio avviso. E questo però era un segreto. Questo era un segreto. Sì, era il segreto per noi giocatori, ma era anche un segreto dell'Ordine Aureo gigantesco. Quindi Marika aveva anche deciso di camminare nell'ombra. E questo dice molto della salute povera dell'Ordine Aureo stesso. Un ordine fondamentalista che non accetta il diverso e che addirittura mente a se stesso. Tant'è vero che Goldmask, grande fanatico, ha sentito la puzza di merda. E... nel rapporto con il suo adepto, del quale dimentico sempre il nome, Corin, ecco. Nel rapporto con Corin dice tutto. Corin è lì che a un certo punto quasi non si vuole fare domande. Ma che te ne frega, siamo qua davanti all'albero, lascia perdere. E invece, giustamente, Goldmask come noi vuole un attimo indagare. Questo tizio è comparso dal nulla, ma non ce le vogliamo fare due domande. E quindi... insomma... facciamocele queste due domande. Ma che senso aveva un ordine che non accettava null'altro che se stesso e che addirittura viveva nella menzogna che l'albero fosse eterno e non era eterno, che Radagon fosse il re consorte di Marika ma era Marika, che Godfrey se ne dovesse andare per chissà quale motivo ma manco Godfrey lo sapeva? Ma oh, sai che, ma che stavano facendo questi? Sai che il punto di vista da bulla di Marika te lo sottolineo anche dal fatto che chiama omai Godfrey stesso. Cioè, pensa. Pensa un po'. Per me purtroppo l'Ordine Aureo sembra sempre di più il parco giochi di Marika, che si era fatta questa vita da dea con i suoi figli e voleva vivere in pace, in eterno e idolatrata, punto. Però è anche vero che, a differenza di un dominio opprimente, la grazia era reale e l'oro dava calore e amore da parte dell'albero madre, come tu hai vissuto all'inizio, come tutti lo hanno fatto. Poi abbiamo scoperto delle epoche di conquista, di tutto ciò che ha portato alla, diciamo, divulgazione dell'Ordine Aureo, della sua espansione. Però è vero che, come dice Bok, ti provoca una paralisi di emozione vedere l'albero madre. È... ma questo è merito dell'albero madre o è merito di Marika? Perché per me è... Touché. Che il crogiolo esiste da prima. Bravo. Quindi non so, credo che Marika invece abbia proprio reso personale un culto che non lo era.
incentrato su di sé qualcosa che non la vedeva al centro, per niente. Del resto lei stessa è strumento della volontà superiore. Quindi credo che da questo momento in poi il nostro viaggio sarà smantellare l'ordine aureo. Il punto è: che cazzo vuole Marika arrivata a questo punto? Perché lei è impazzita e ha distrutto l'Elden Ring. È stata portata al limite perché Godwin è morto. Fantastico, bellissimo. Però in realtà Godwin è morto e poi è successa tanta altra roba. Godwin è morto, è arrivato Radagon. Lei ha creato Radagon dal nulla. Guarda, ti dico uno dei misteri discussi dalla community ancora oggi. Non c'è una risposta definitiva. Chi va molto a fondo comincia a preoccuparsi della risposta, perché come al solito, e di nuovo, trailer CGI mettono un po' un bordello. Ti ricordo, e avrai presto saprai tra un mesetto e mezzo, un momento di che cazzo, del famoso trailer La Runa della Morte è stata rubata, con i Cavalieri Neri che non c'entrano un cazzo con La Runa della Morte. E quella roba a me mi ha fatto impazzire, perché ho vissuto con l'idea che fossero loro che la rubavano e scappavano nel bosco. In realtà è una cagata. Lo stesso vale per, sempre in quel trailer, sempre nella narrazione, il discorso Marika è stata portata al limite e ha rotto l'Elden Ring, che scopri, che lo ha rotto, lo scopri nel gioco. Il fatto è che a livello di cronologia sembra, se vai un po' a fondo, ma bisogna essere lì con i piedi di piombo, che tra la morte di Godwin e la rottura dell'Elden Ring è passato un botto di tempo. Infatti, sì. Cioè non è che è morto e ha sclerato, no. Magari ha causato un effetto domino, ma non è successo presto. Noi non sappiamo con precisione cosa sia il limite di Marika. No, non lo sappiamo. Cioè, cosa abbia portato Marika realmente al limite? Magari Godwin è l'inizio della fine, ma sì, cos'è? Certo. Qual è la goccia che fa traboccare il vaso? E le fa dire ok, spacchiamolo, e quindi spacchiamoci. Esattamente. Quindi spacchiamo mi. sì, è così. Infatti adesso una cosa che non devi guardare, ma ti farà venire un brivido anche di semplice... Guarda, ti dico due cose bellissime. Questa è una di quelle cose che non ti vedo in carne ed ossa, ma è impossibile non ti venga un brividino. Nel debut trailer CGI, quello del 2017 forse, c'era appunto il martellare, ok? 2019, grazie ragazzi, il martellare sull'Elden Ring. Sì. Qualcosa ricordi, no? Certo. Bene. No, certo. Ci sono due dettagli che devi ricordare ma non rivedere. Il primo è che effettivamente, questo ne abbiamo già discusso qualche live fa, inteso come una ventina, come sempre. E martellata dopo martellata il corpo si distruggeva fisicamente, si crinava, ti ricordi? La martellata, c'era la schiena di lei, sì. Esattamente, e questo adesso ha un significato diverso. Vuoi sapere la cosa incredibile della quantità di dettagli che la scrittura e l'autore hanno inserito, e che in realtà in questo caso purtroppo per ora pochi al mondo sanno, perché si sono un po' imbambolati in un dettaglio, okay. Che le scintille dell'anello e quello che cade a terra mentre si sbriciola è color crogiolo. È molto bella questa cosa. Certo, perché lei stessa è espressione di, quindi ci sta. Esatto. Non resta che capire che cosa voglia Marika da noi, perché noi siamo qui, io credo, per lei, per quello la che fine vuole del Marika suo da piano. Noi è il più grande mistero, anche soprattutto da parte dei protagonisti. Certo. Cioè, perché lei lo sappiamo, noi seguiamo la grazia. Lei ha portato i senza luce fuori dalle balle, o forse lo ha fatto Radagon, non importa. Allora aspetta, cioè faccio un passo indietro, perché c'è tanta confusione nella mia testa, ma non nel senso che io non abbia capito le cose, nel senso che ci sono troppe domande ancora. Lo so. La prima domanda che ci dovremmo fare, alla quale spero di trovare presto risposta, è: Radagon e Marika, in virtù di quel dialogo qua, e in virtù anche dell'icona che ti ho fatto vedere dietro, la morbidezza dietro Marika e
la spigolosità del logo di Radagon. Sì. Erano insieme oppure no? Cioè, ok, hanno rotto l'Elden Ring insieme, ma cooperativamente o no? Uno ha cercato di resistere alla rottura dell'Elden Ring oppure no? Io questo non lo posso sapere. No, non lo puoi sapere. Capisci? E non sembrano vicini. Radagon e Marika sembrano lontani. Per ora la storia suggerisce che Marika abbia creato un pezzo di sé, ma che quel pezzo di sé, gioco forza martinianamente, sia diventato il suo opposto. E quindi Marika si sia trovata un'altra lei, ma diversa, completamente, con altri obiettivi. Sì, magari. Per quanto ne sappiamo, a questo punto il piano di portare Godfrey fuori non è di Marika, ma è di Radagon. E quindi, è Radagon che ha intuito che Marika stesse impazzendo e allora porta il senza luce fuori dalle palle e chiede loro di tornare dopo quando Marika sarà indebolita. Non lo so. Lo capisco tanto. È un momento incredibile questo. Non lo sai, non lo sappiamo. Non possiamo saperlo. Non lo so. Sono sicuro che Marika e Radagon si vedano nell'intro spaccare l'Elden Ring. Però ha anche senso che, essendo che Marika ha creato Radagon, Marika abbia un controllo su Radagon se ritorna dentro di lei. Mm-hmm. Oppure è comunque, appunto, l'hai detto, un gioco forza, una sorta di braccio di ferro. Certo, appunto. Come se Radagon cercasse di tenerle il martello, invece lei lo... A questo punto la domanda che ti faccio, senza che tu debba specularvi, perché è semplicemente un vedremo, è... Sono corpi divisi, possono unirsi, non possono dividersi. Quel che è, dentro l'albero sappiamo che c'è Marika. Ma c'è anche Radagon. Radagon? No, per forza. C'è anche Radagon dentro, chiaro. Ok. E a questo punto, visto che tu mi richiami la spalla del trailer, ti dico anche che c'è Radagon rotto dentro. Radagon sarà tutto rotto. Perché si è spezzato insieme a Marika. Avrebbe anche senso, il gioco parla di disgregazione, quindi Miyazaki, al quale piace tanto rendere con i corpi i significati del gioco, secondo me ci mostrerà un corpo spezzato. Avrebbe super senso se fosse proprio crepato Radagon, perché appunto, come tu dicevi bene, visto che ora me l'hai ricordato, nel trailer Marika ha proprio la schiena con, mi ricordo, una specie di frattura, no? Come se fosse frattura, di creta. Sì. E quindi secondo me qui è la stessa cosa. Probabilmente Radagon sarà spezzato perché le martellate sono arrivate addosso a lui. E... Però a questo punto, dinanzi a tutto questo, è molto confuso. Perché, allora, mettiamo caso appunto che il messaggio runico di repulsione dell'albero sia stato fatto dall'interno e non da un Radagon che da fuori vuole imprigionare Marika, perché potrebbe, però in effetti ha meno logica in quello che scopriamo. Ma se sono entrambe le entità dentro, sì, e c'è il logo Mike di Radagon là fuori, c'è il logo di Radagon, la domanda che vale la pena porsi è: perché a maggior ragione impedirci di entrare? Uno, due, bravo, cioè il viaggio ci porta lì e esatto, lì ci impediscono di entrare. Quindi sei d'accordo con me che chi è dentro non è tanto d'accordo su dove ci diriga la grazia? La grazia ci porta lì. Però lì dentro. Esatto, la grazia ci porta lì e poi muro. Ma come? Scusa un secondo, non era il volere divino? Che cazzo? Magari la volontà ci sta guidando lì, ma Marika non vuole rinunciare al suo ruolo? Radagon non vuole rinunciare al suo ruolo? Oppure Marika ci sta portando lì, ma Radagon non vuole rinunciare al suo ruolo? Oppure ancora, Radagon ci sta portando lì, ma Marika non vuole rinunciare al suo ruolo? Non lo so. Esatto, sicuramente. Chi ci sta portando all'albero è contro chi c'è dentro. Sì. Perché sennò che senso ha? Assolutamente. Però c'è Marika e perdonami, aspetta, aggiungiamo carne al fuoco. Melina. Tra l'altro, perdonami, scusami un secondo, però se Marika è Radagon, Melina pure è Marika e Radagon, secondo me, perché c'ha i capelli rosa, che è un po' il biondo più rosso. Allora, io su questo sono molto d'accordo con te, poi un giorno ne riparleremo. Cioè, secondo me è altro pezzo ancora. Parliamoci chiaro. Malenia, Michela, Melina.
cioè il nome è molto vicino all'essere figlio. No, no, secondo me è proprio un altro pezzo, è un altro Horcrux, Melina, è un altro, un'altra Marica. Ah, quindi tu, ok, non parli di figlia, ma parli no, di trittico. Certo. Viene dall'albero. Quindi lo Spirito Santo, fondamentalmente, le tre persone, ok? Il fatto è questo. Sono tre cerchi quelli davanti a me qua dentro. Sono tre cerchi. Ok, allora ti do un giochino. Forse sono un po' di più in realtà. No, ti do, sì, sono quattro, però ti do un giochino. Ti do comunque un giochino, perché questo ti piacerà e piacerà anche alle chat. Quando arrivi a Lendal, Merina ti ringrazia e ti dice che ora potrà muoversi liberamente e scoprire il suo destino, sì, perché lo ha dimenticato. Senza corpo e bruciata viva, praticamente, dice. Burned and bodiless. Molto bene. Quando tu uccidi Morgoth, lei torna e ti parla del suo destino. Corretto. L'ha trovato. E se per caso, non ti sto dando una risposta, però senti, il dubbio avviene, e se per caso Melina fosse riuscita a entrare e Marika glielo abbia detto e ricordato? Perché lei ha trovato la risposta, mica ha scoperto il messaggio di sviluppatore. Ma Melina può entrare perché secondo me è lì. Cioè, esatto. Melina, esattamente, certo, bravissimo, non è mica Miyazaki, Melina. Quindi sì. E tra l'altro vuole bruciarlo l'albero, quindi vuole bruciare la prigione. E di conseguenza mi viene da dire che Melina è parte di qualunque entità sia lì dentro all'albero che vuole che il viaggio vada a conclusione. Quindi... specifico, perché qui è un casino. Allora, la grazia porta lì. La grazia porta a bruciare l'albero, però è questo il controsenso. Il viaggio della grazia porta a bruciare l'albero madre. Non c'è altra risposta, perché... Il viaggio della grazia dell'albero madre porta a bruciare l'albero madre. Eh sì, non... Ai. È così per forza, è per questo che Melina dice contro l'ordine aureo il viaggio che intraprenderai all'inizio del gioco. Perché la grazia punta a bruciare l'albero madre, un controsenso, lo so, ma è così per forza. Perché sennò dovremo accettare che la grazia porta il giocatore a farsi una sega davanti all'albero madre e tornare a casa. E quindi non è possibile questo. È quello questo, che ti invita a fare Morgoth. Sì. E qui, siccome non è possibile che la grazia punti verso un fallimento, che cazzo di senso avrebbe? Allora... la grazia porta a bruciare l'albero, il che significa che o la volontà superiore è impazzita e vuole bruciare l'albero. La volontà superiore è impazzita. Io ti ricordo l'introduzione. Ha abbandonato tutti la volontà superiore. La volontà superiore, a dirle in maniera molto breve, non ce ne frega ancora di meno. Fottetevi, probabilmente. Ha decisamente mollato. Però in effetti parla con le dita. E allora la cosa... Oh, giusto, vero? Però non so... Attualmente... c'è il logo di Radagon là sopra, c'è il sigillo di Radagon là sopra. Sì. Quindi, avrebbe senso... E tu mi bastonerai probabilmente, perché dirò cose sbagliate, però... Se non lo fai ora. Ora tutto è possibile. Potrei dirti questa cosa e il contrario di questa cosa, e potrebbero entrambe essere realtà corrette. Valide, sì. Uno si è sigillato lì dentro e l'altro vuole uscire. Radagon, Marika, ok? Io non credo che stiano dalla stessa parte, purtroppo. Mi piace. Perché mi sono piace. In antitesi su tutto. Uno è curioso, l'altro no. Uno è Elden Lord, l'altro è la dea. Uno si è sposato con i Cariani, l'altra odiava i Cariani. Sono proprio sempre stati lontani. Mm-hmm. E quindi secondo me sono stati lontani anche guarda, in fondo. Guarda, te la metto semplicemente anche legandomi e legandoti a ciò che hai trovato durante l'avventura, sì, che adesso dovrebbe assumere come equipaggiamento un ruolo molto diverso, Francesco, vale a dire i talismani degli occhi. Perché ora i talismani degli occhi non sono della dea e di un campione, sono della del dio. Del dio. E quindi
significa che sono effettivamente l'uno l'opposto dell'altro, il fisico e il mentale, per esempio. È d'altronde vero. Gli occhi ti ricordano i diversi buff, no? Sono proprio separati. Giusto. Eh, per me Radagon si è chiuso lì dentro insieme a Marika, che è stata imprigionata, e non vuole che nessuno entri. Ti faccio una provocazione, forse entrambi stanno facendo vedere la grazia a chi cazzo vogliono loro. Nel senso che Marika la fa vedere a noi per portarci a bruciare la sua cella, Radagon la fa vedere a Morgoth per fargli dire, bro, se entra qualcuno fagli il culo. Tanto anche se sei un presagio non me ne fotte un cazzo, a me non me ne è mai fregato un cazzo dell'ordine audio, sì, dei precetti. Per me Radagon è a questo punto l'anti-Gwyn, potrebbe essere. Cioè, mentre Gwyn ti invita alla fornace a prendere il suo posto, l'intero mito vuole questo, Radagon potrebbe volere il contrario, cioè lasciaci stare. L'Elden Ring ancora non si è rotto del tutto, per quanto noi abbiamo tante rune. Però ha senso il fatto che uno si sia chiuso dentro, Radagon, perché c'è il suo sigillo, Marika invece voglia uscire, e l'unico modo che ha per uscire... Oddio, magari è questo il piano. Magari è questo il piano. Magari il piano era riavere indietro. Il piano è, per quanto, minchia, 43 minuti di intro sono volati, cazzo, però è così, ora sto godendo. Il piano era spaccare l'Elden Ring, perché non lo so, Mike, alzo le mani, non ne ho idea, però era spaccare l'Elden Ring, fare uscire dal cazzo i senza luce, farli tornare indietro, e una volta tornati indietro liberare Marika, che sapeva che sarebbe stata imprigionata. E se il limite fosse un limite di potere? Hai idea? Tutto ok? Cioè magari era un limite di potere? Magari Marika è stata portata al limite, significa che doveva esserci un empirio perché non poteva più essere, si era consumata? Qui io mi devo fermare. Per forza. Beh, però se esiste un empirio vuol dire che prima o poi c'è una data di scadenza su questi dei. Parrebbe proprio di sì. Sì. Non posso andare oltre. Devo pigiare su continua. Andare oltre. Ma prima di pigiare continua c'è anche una bella chicca che posso mostrarti, perché non voglio perdere la promessa fatta, e se Chiara è in casa le farei vedere qui la cazzo di Morgoth. Allora ascolta, facciamo una cosa, perché la chicca sarà anche per te. Aspetta, le sto scrivendo, eh. Ok, adesso la facciamo venire qui da noi e le facciamo vedere la cutscene, che però avrà una chicca anche per te. Di nuovo, la stessa che ho già visto. Te la linko io. Bravo, che così non cerco, perché se cerco cutscene Elden Ring assolutamente in incognito. Va bene. Perché questo ti fa apparire nei consigliati anche il New Game Plus. Allora, me l'hai mandata su Discord? Ci sto provando. Qualche ragione Discord mi dice puzza. Ho provato a inviare, mi fa no. Va bene. Vediamo se... Non gli piacciono i link a Discord? Vediamo un po' se... Come mai? Aspetta, vado in incognito intanto. Nuova finestra di navigazione in incognito. Va a vedere? Ah, ancora non te l'hanno detto? Ok. Io non so perché non mi fa mandare chat su... Cioè, ho letteralmente il simbolo dello stop sulla tua chat, ma non ho idea del perché. Ti ho bloccato perché abbiamo litigato. Esatto, ok, ora ce l'ho. Ok, perfetto, fantastico. Aspetta che copio il link, lo incollo. Ok, Mike mi ha chiesto di chiamarti per farti vedere questa cutscene, ma non so quale allora, sia il vostro inside joke che non conosco. Ok.
Allora, dille che si deve ricordare, perché è normale non essere sul pezzo su quello, è stato un dialogo vita naturale durante il viaggio, che è la cutscene Game of Thrones che le ho promesso di far vedere. È la cutscene di Game of Thrones che ti ha promesso di farti vedere. Ah, ok. Ok, ok, Chiara ha capito. Mentre a te, ti dico la chicca. Sì. Stai per vedere linkata la cutscene di ieri, però di Elden Ring 1.0. Quindi è diversa rispetto a quello che ho visto io? Ha un piccolo dettaglio di differenza a causa dell'ottimizzazione che hanno voluto migliorare. Va bene. Vale a dire, quando Morgoth romperà il suo bastone, vedrai che si incendierà di fiamma quella sanguigna di Mog. Hanno rimosso quell'effetto non per canon, ma perché scattava il video. Ah, ok. 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 Te lo dico perché è un dettaglio di perderti altrimenti. Vai. Vado? Vai. 3, 2, 1, play. Qualità Ankle. What is thy business with these thrones? Ah, Godric the Golden. The twin prodigies, Mikala and Melania. General Radahn. Praetor Rykard. Willful traitors, all. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Su, ho paura. Ok, ho stoppato prima che mi dessi i consigliati. Bravissimo. Ok. Promessa eseguita. Bella, dai. È veramente figa. Sì, io l'ho vista l'altra sera ed è stata una delle mie preferite, anche perché non mi aspettavo lui. Lo vedi, era il boss del CNT. Cioè, è il primo boss del gioco. Però è sotto un altro nome perché è il rivelato, quindi non sai che è lui. E lui sembra, cioè, uno sfigatello. Esatto. E invece è un re. È un figo. Molto bella, molto drammatica. Dai, sono contento. Beh. Dai. Sei gasata? Allora. Sono contento. Ha detto Chiara, non ci giocherò comunque. Vabbè. Allora. Sì. No, lei è prima... anti... Tetris, esatto. Souls-like. No, perfetto. Prima di... cominciare davvero la partita, a questo punto, visto il percorso incredibilmente eccentrico e meraviglioso avuto nella scorsa live, ti finisco la sorpresa. Sì. Sai perché? Perché la quest finiva prima di Morgoth. Ah, ok, sono pronto. Allora metto la tua live? Metti la mia live. Sai cosa potresti fare invece della tua live? Dimmi. Condividimi il Windows Media Player su Discord. Come applicazione. Io dovrei sentire. Allora ci provo. Così non c'è eco. Sarebbe bellissimo. Ma vediamo. Fammi vedere. Vediamo, Applichi. Beh, penso che funzioni, sai. Sì, in teoria sì. Ok. Ok. Prova a playare. Provo a playare, dimmi se senti qualcosa. Oh, devi aver disinfettato. Sì, sentivo. Oh, devi aver... Ah, ok, perfetto. Godimento. Allora... Ti spiego, tu avresti, in un luogo ancora indecifrato, tu non l'hai visto, ma sono le fogne di Leyndell, sì. Sterminati i presagi. Okay, sì, giusto. Una volta sterminati i presagi, saresti tornato da questo lord, che ti avrebbe dato il dialogo che stai per sentire. Una volta finito il dialogo che stai per sentire, considera questo, finché non senti la mia voce,
non commentare perché ancora c'è una chicca finale, perché poi ci sarebbe stato un leggero time skip. Saresti avanzato all'Endel, avresti raggiunto, immagino, la scalinata verso Morgoth e lo avresti trovato lì, immagino, perlomeno, almeno in ginocchio se non prono, bello cazzoso, o distrutto. Adesso anche i ragazzi invito, ascoltate e... Oh, devi aver disinfestato allora, altrimenti le loro rivoltanti urla starebbero ancora oltraggiando le mie orecchie. Beh, ci hai offerto un ottimo servizio, davvero. I vescovi saranno davvero compiaciuti. No, questo è oltre la loro posizione. Se spiegassi che questa è una mia idea, potrei ricevere un'udienza con Morgoth stesso. Che occasione meravigliosa! Ah. Che un visconte come me possa incontrare il benedetto dalla grazia. Perdonami, mi stavo completamente dimenticando di te. Prendi questo in ringraziamento. È un cimelio raro che la nostra casata ha conservato per anni. Un premio per la tua impavida missione. Temo sarà sprecato su un senza luce, ma per ogni cosa c'è una prima volta. Per te e per la mia casa, che sta per trovare nuova gloria. Uccidi il nostro lord! Uccidi il nostro lord! È una macchia su tutto ciò che è l'oro. Uccidi Morgoth, il re impostore! Finiva così, è questo. Cazzo, però... È veramente un peccato che l'abbiano tolta. Hanno tagliato questa roba! Hanno tagliato questo! Questa cosa non era una... Questo opzionale, era proprio... Raccontarti la bugia alla quale ho dedicato l'introduzione. Insomma... Questa doppia faccia di Leyndell, che in realtà aveva un re cacciato ed era velato perché in realtà era lo schifo delle fogne. Ma perché tagliare questa cosa? E no, certo, raga, che non sapeva che era un presagio. È ovvio che non lo sapesse, era quello il punto. Lui ti chiedeva di cacciare i presagi nelle fogne affinché potesse avere udienza dal grande re Morgoth benedetto dalla grazia. Non dovrebbero essere benedetti dalla grazia i presagi. E cazzo, sono contro la grazia, sono contro l'ordine aureo. Che è il motivo per il quale vi ho detto... Esatto, il colpo di scena qui scoprirlo così. Che è il motivo per il quale vi ho detto, sicuramente ci sono due entità che controllano la grazia che sono antitetiche. Ma questo è sicuro, che siano la volontà superiore Marika, Radagon e Marika, Radagon e la volontà superiore? È per forza così, perché la nostra grazia ci porta all'albero, ma la grazia di Morgoth lo porta a difendere l'ingresso dell'albero e a dirci, oh coglione, tanto non puoi entrare. Quindi è per forza di cose così. Cioè c'è gente che intruglia con la grazia e che però vuole qualcosa di diverso. E... È un gran peccato, perché comunque ti raccontava Leyndell tantissimo. Decisamente, infatti, non capisco. E vedrai, questa non è neanche tagliata, non è stata portata a termine. Questa non è stata portata a termine, mentre la prossima, che tengo per il New Game Plus, ha persino tutto il doppiaggio completo. Ed è una roba fuori di testa, perché è purtroppo la mia quest preferita di Elden Ring, che non c'è. Ma una catacomba a meno è una di queste cose in più, no? Guarda, non ti so veramente dire. Non ti so veramente dire cosa è successo. Cioè, per me, volendo un attimo lasciarci a un commento proprio sul gioco, ok? Sì, come se stessimo qua a fare una live talk. Servono anche questi. Ecco, sempre di più ti dico che l'equilibrio di Elden Ring 2... Meno dungeon opzionali, più quest opzionali. Sì. Preferisco sfruttare l'open world per avere dei momenti di gameplay e narrativi, piuttosto che solo di gameplay, che nascono e muoiono lì dentro, che non mi aggiungono poi così tanto. Esatto. Per me l'equilibrio doveva essere quello là. È un peccato. La lacrima, questa cosa qua, questa quest qua, è la più clamorosa per ora. Sì, la lacrima, il fatto è che forse non si aspettavano, for reasons, che la lacrima riflessa sarebbe diventata una cosa così di culto nella community, ma tu non la conosci, ed è stata anche patchata, ma non importa, it's broken as fuck. Quindi detto. La gente, chiunque ha avuto mai difficoltà, ha letteralmente se stesso, con la stessa potenza, oggetti infiniti, e non sa ad aiutarlo.
No, cioè sì, il perché lo sa, perché le lacrime riflesse fanno questo e ti copiano. Però l'hai trovata in uno scrigno a caso, a Nocron, a caso, non c'è neanche un posto speciale, è uno scrigno qualunque. E invece lì avevi tutto il racconto, ci legavi emotivamente, avevi anche la spiegazione del fatto che lei infine provasse davvero a copiare un lord, ossia te. Boh, guarda, quella è un peccato. Mentre sta cosa di questo nobile, boh. Boh, perché comunque è vero, io e te attraverso il nostro percorso, Margit, Morgoth, allora è un presagio anche lui. Ho capito che magari volevano che il colpo di scena fosse vedere Morgoth e va cazzo, è un presagio, cazzo, è Margit! Però, ma Dio buono, il racconto, anche lì è un bel colpo di scena. Il fatto è che lo scopri prima di superare la nebbia, e forse ci hanno ripensato, non lo so qual è il motivo, però per me è criminale. È decisamente criminale, non so perché abbiano scelto di fare spazio a, appunto, il dungeonino extra e non a queste robe qua. Non lo so. Vabbè, ci abbiamo pensato noi, eccoci. Sì, vabbè, è andata così. Scendi. Allora, dove sei adesso? E dove Diga. Ci sono i profumieri? Non l'avevo fatto quel pezzo là. Allora, dei profumieri, dove? Sì. Sei ancora... Ma noi... Ci siamo fermati davanti alla statua, Mike. Ci siamo fermati davanti alla statua. Cazzo, perfetto. C'è un cazzo. Perfetto. Ci siamo fermati davanti alla statua. Perfetto. C'è un cazzo aureo. Nessuno sa cosa ti dava come premio, ragazzi. Nessuno lo sa. Perché non c'è nessuna correlazione ID. Quello che posso dire, e che ero pronto a rivelare, è che uccidendolo avresti ottenuto un certo set che esiste nel gioco ed è stato spostato, tanto che tu potresti anche leggere nella descrizione adesso. Ti ricorderai sicuramente, perché è un oggetto particolarmente unico. Ti ricordi all'inizio di Altus, nelle carovane, che trovasti la maschera e il vestito del nobile, del visconte, comunque quello che ti dava più un'intelligenza? È quello. Sì, ok. Era il set di quella quest. Ho capito. Ricordo. Ormai quanti mesi fa? No, un mese al massimo, ah, no, perché mese? Comunque era inizio Altus, eh? Vabbè, hai ragione. Non Sepolcride, Altus, sì. Io pensavo allora, ora fosse Sepolcride, perdonami. Infatti ho intuito. Allora. Oh, ma tra l'altro mi ricordano che tra poco dobbiamo raccontare la storia. E non vedo ora. Manca un paio di mesi neanche. La storia di gennaio, finalmente, ragazzi. Finalmente possiamo dire che la... storia è a tema Elden Ring. Ah, assolutamente. La storia è a tema Elden Ring. La storia è a tema Elden Ring. Allora, diciamo... stai facendo dei profumieri sotto. Bene, allora, diciamo che... Ho preso una barriera, vorrei leggerla, se mi dai un secondo. Ma guarda, onestamente direi che per ora sono giusto preoccupato, quindi non facciamo vasino per una quest, però poi andiamo, okay. Liberamente. Quindi leggi pure. Incantesimo del culto dell'albero madre. Incrementa notevolmente la resistenza ai danni magici dell'esecutore e degli alleati vicini. Tieni premuto per continuare a pregare e ritardare l'attivazione. Questo incantesimo fu usato dai campioni dell'albero madre tra la prima e la seconda guerra di Liurnia, quando Radagon dai rossi capelli si unì alla schiera degli eroi. E venne creato. Aggiungo. Tutti quanti. Ma questo chi cazzo è? No, lo conosco. Marika aveva pagato qualcuno nell'esercito. No, mio amico, abbiamo fatto l'elementare insieme con Radagon. Esatto. Allora, facciamo un attimo un bel giro qua. Non so perché è buissimo questo vicolo, nonostante siamo all'aperto. E controlliamo bene il tutto. Qui c'è un tetto. Abbiamo la lancia inquadrata da qui. E allora... guarda che c'è un oggetto lì, sulla lancia. Bravo. Ed è leggendario, tra l'altro. È leggendario, sono rarissimi oggetti leggendari. Da prendere, magari ci racconterà la storia della lancia. E dobbiamo fare anche tutta questa parte sotto, perché è piena di oggetti. E poi le fogne. Allora, come facciamo a raggiungere la lancia... Muoio se mi butto da qua? Secondo me no. Col cotone no. Di cosa avevi paura, Mike? Ancora non me lo puoi dire?
No, vorrei solo che tu andassi a parlare con Goldmask prima di fare coop. Ah, ok, ci sta. Sai, forse vuole sapere. Vabbè, certo, ci mancherebbe. Io volevo andarci già in coda all'ultima live. Ma allora, probabilmente non serve che io mi ammazzi così. Ci posso andare saltando dalla ringhiera? Però non è abbastanza divertente. No, no, in realtà it's the way to go. Allora, aspetta. Ok. Ora, facciamo proprio come fa quello famoso Dark Souls in Italia. Aspetta. No! Non fa così lui! Com'è andata? Ma guarda. Non bene. No. C'erano 70 a 200 euro, raga. Non bene. Sì, è andata così. Ma il cotone ce l'ho, sì? Da mettere un po' tra le natiche, sì, ce l'ho. Allora. Raga, ora è un casino, dobbiamo... Vabbè, ma in teoria sono sopra le rune, no? Sì. Che cazzo. Ok, mai cambiare il bitrate, ragazzi, di una live mentre sei bersagliato da un'arciera. Puoi cambiare il bitrate della live in live? Io uso OBS Studio base. E puoi farlo con OBS Studio base? Prima del trasloco sarei finito, altrimenti. Impostazioni? Ah, no, è vero, posso farlo anch'io. Non pensavo. È un po' stronzo comunque, Francesco. Perché? Niente. Dici perché non ne ho bisogno? Perché neanche sapevi che si potesse fare, tanto è inutile per te. Eh no, sì. No, ma figurati, non c'è problema. Mi sto trasferendo anche io. Vicino a me, peraltro. Esatto, esatto. Esatto. Allora. Bene, ho raccolto 100 euro. Adesso. Oh yeah. Amicizia finita, esatto, ragazzi. Abbiamo litigato. Esatto. Allora, io mi metto il cotone addosso perché ho paura di morire. Cotone fra le natiche e si va. Eccolo qua. Oh, culetto protetto. Oh yeah. Io salto, senti. Io saltus. Okay. Calli. Ed è appena cominciata la live. Abbiamo fatto un intro bellissima, poi stronzate. Vabbè, the usual veteran run. Esatto, ma era tanto tempo che non facevamo un intro così. Questa è una delle intro quasi livello ring. No! Ragazzi, dimmi tutto. Devo vedere cosa stai facendo. Niente. Tu non ti preoccupare, dicevi dell'intro bellissima. Sì, fantastica. Quasi stile Ring City. Sì. Non mi giudicate, raga, è Platform Souls, non mi riesce tanto bene. Non vedo l'ora di Bloodborne. No, perché è tutto Platform. No, okay. Assolutamente no, molto meno di Elden Ring, ma c'è... Ma più di Dark Souls. Sì, ma soprattutto c'è il Platform Souls lì. Cioè, la parte che tutti noi ricordiamo. Ok. Ok, questa è quella buona, raga. Questa è quella buona, però il problema sapete qual è? Che mo i 100 euro sono sulla lancia, secondo me. No, sicuro sono sulla lancia. No, raga, ho perso 100 euro sulla lancia. Ma dove sono? Non ci sono più 100 euro. Ho perso 100 euro. Li trovi. Ma non stanno nella mappa. Ricordati che appaiono anche sulla bussola, eh. Ah no, ma perché non sono morto. Ho solo fatto il teleport, giusto? Ormai neanche più capisco se sono morto o no. Il platforming ti spaventa così tanto che ti senti morto. Sì, no, è perché avevo il cotone. Ok, Ma ce l'ho ancora? Sì, dura poco, però no, lo uso. Tipo 2 minuti al massimo. Sì, lo sto usando di nuovo, infatti. Ok. No, ti prego, no, pure il l'arciere coi cazzi nel culo, ma dai. No!
sentito una scena raccapricciante di dolore e morte. Non sono morto? Grazie al cotone non sono morto, ma forse anche senza cotone non muoio. C'è una strada vicina? No, è no. Quella la strada. Cioè, aspetta, dipende, non so da dove parti. Da Godfrey. Sì, da Godfrey. Sì, santuario dell'albero madre. Sì. Sì, è il posto più vicino. Lo è. Indeed. Però alla fine non sei morto. Sicuramente. Questa è un'ottima cosa. Però vorrei passare la live a esplorare l'Eindel. Non a... Visto che mi manca ancora un bel pezzo del dungeon. Non a morire qui. E poi anche sto morendo. Ok. Mike. Mike, se è una foglia capillare, disinstallo. Te lo dico. È leggendario. Lo finisci con qualcun altro questo gioco. È una super. Sono due foglie capillari. Sono due. Ok, è fatta. È fatta, raga. Vi dico che è fatta. Questa è quella buona. Prego, posso pagarti? Non fare così. Ok. Ok, aspetta. L'arciere è quello? Però non posso mettermi qua a fare il coglionazzo. Oppure sì. In realtà sì. Poi sempre. Allora, adesso mi metto la puleggia nel culo e andiamo. Ok, signor arciere. La aspetto. Non ho frecce. Ah, perché mi sono spogliato per fare Godofrey. Lancia di Radan. No, no. Frecce cazziche. Ok. E sì, vieni. Madonna, ho fatto il call off, ragazzi. Grande. Gli altri sono impassibili mentre torturo il loro amico. Bravi, ottimo, è così che è caduta l'Eindel. Ma vai, non gliene frega niente. Aia. Ma che sta... No! No! Mike, è importante quell'oggetto? Da morire. Va bene. Cosa è successo? Niente. Apri il vasino. No, non lo accetto, no. Questa è una mia sfida. Dove cazzo mi sono teleportato, tra l'altro, fanculo. Oddio. Allora, trai numero 5? 6? Cioè, penso di aver fatto in meno trai... Morgoth con una spada più uno. Ah, ma guarda, abbiamo, penso, comunque nella mia chat, nella mia sezione commenti di reupload, c'è un ragazzo fantastico che mette tutti i try dei boss. Ok. E pensa, Morgoth, quindi inclusa la challenge, 10 try. Mog, cazzo. 85. Mog era difficilissimo. Esatto, ma tu pensa che Morgoth 10 try con la challenge. Prova a immaginare senza challenge. Non te lo saresti neanche goduto. No, Morgoth non avrei visto il pattern. Lo avrei scoppiato. Esattamente. Ed è un peccato perché è un boss bellissimo anche a livello di significato. Esatto. Qual è il boss sul quale ho fatto più try dei Souls? Forse Fride. Secondo me comunque Mog, sai. Però... Secondo me Fride è meno di Mog. Non di tanto, ma secondo me Fride siamo sui 60. Poi voglio controllare. Magari qualcuno lo sa perché se l'è segnato. Ma Mog è stato assolutamente di più. Poi magari mi sbaglio. Ma chiederò alla chat. Alonne, dicono. No. Alonne però non era una challenge, comunque. Esatto, non c'entra niente.
Beh, meno di 70. No, 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 ma non è possibile, ma non si può prendere, ma è una cazzata, questo oggetto è una cazzata, è finto, è sbagliato, è porco. Allora, no, adesso io apro la tua live e ti do qualche consiglio. Non capisco cosa succede. Forse, cioè, magari stai cercando di prenderlo da un'altra parte. Aspetta, Adesso guardiamo insieme. Non è possibile! Non è possibile! No, non mi puoi ammazzare tu, stai zitto. Okay. Adesso guardiamo insieme. Ok, guardiamo insieme, maestro. Saidonia underscore Chiara, aspetta, vediamo un po'. Saidonia underscore Chiara, cosa? Allora, teletrasportati a casa. Appena mi permette di farlo. Okay. Anche 9 panic segnalini. Panic segnalini è una cosa nuovissima. Elden Ring only. Scrivono in chat mia, ma quante risate si farà Goober tra 12 anni quando monterà? Sì, esatto. Allora, vai, mostrami. Vediamo. Ok. Secondo me ti complichi la vita in una sciocchezza quando in realtà c'è un percorso super scemo. Ora scoprirò cosa ti inganna. Stai dalla parte giusta, perfetto. Vai, vai, vai. Mi dicono che il boss su cui ho fatto più try è Ajani. No, perché non l'abbiamo mai sconfitto. Allora, raga, per chi si fosse collegato adesso, ok che segna 1 ora e 13 lap time, ma siamo stati 50 minuti in intro. Non sto facendo questa cosa da un'ora, solo da mezz'ora. Allora... Adesso. Allora. Credo avremo finito la veteran di Metal Gear quando Goober sarà arrivato qui. Sì, sì, sì. Allora, mostrami, fammi vedere. Allora. Ok, ok. Io ho mega lag, però. Maestro mi sta guardando. È come il bambino che si getta dagli scogli con la mamma che non lo guarda. Il bambino che si getta dagli scogli. No! Ok, e fin qui. Ok. Aspetta, che io. No, non siamo su Discord, dammi un secondo. Ok, quindi, bravissimo. E poi scendi al centro. No, questo è il problema. Qui poi è tutto un casino. Scendi al centro, c'è un sacco di spazio. Ah, no, ma l'ho già lì. Ok, vai. Dritto. Senza paura. Ma poi c'è... detto, con spavalderia, se cammini devi trottare, no! Altrimenti scivoli. No! Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. No. Aspetta, ho un'idea. No. Aspetta. Aspetta, ho un'idea. Guarda. Ho un'idea. Sì. Però, no, apri un secondo il vasino. Va bene. Adesso facciamo la nostra gag. Dammi un secondo. Apri un secondo il vasino, solo un istante. Poi mi è arrivato il mio mondo. Io non so cosa. Cioè, non so. Apri un secondo e arrivo. Ok. Lì c'è l'Elden Ring. Dov'è il vasino? Allora, impossibile. Ok. Allora, perfetto. No, rimpiango Mog. Oh no, aspetta, no, sessions found, aspetta. E ho aperto ora? Ok. Ok, sto arrivando. Questo è il boss con più try. Sì. Signore delle lance. Okay. Allora. Mike, io voglio che sia un oggetto davvero importante. Dove sei? Ho preso l'ascensore. Ah, stai... Ah, wow. Oh, facciamo una cosa. Provaci... Sì. Provaci un'ultima volta. Ok, intanto tiro sull'ascensore, ok? Ah, sei qua. Allora, aspetta. Tanto, non sarà l'ultimo try. È il vero segreto di Radagon. Dove sei? Ah, minchia. Sei sceso? Sì. Ok. Adesso sto facendo il salto pazzo. È la parte semplice. Okay. E ora? Ok. Mi viene da ridere, non riesco a concentrarmi. Allora. Ce l'ho fatta. L'hai fatta? Sì. Grande. Lancia di Grand Sax. Allora è il drago. Esatto. È la lancia del drago. Sì. Che ce l'ho fatta. È stato difficile. L'unica volta in cui ho tirato sull'ascensore, ovviamente.
Fantastico. Ok, ok, non era così difficile. Momento io c'ero. Adesso la leggiamo. Assolutamente. Devo però riteleportarmi su di nuovo, sai perché? Ci sono i tetti da fare. Ma in realtà adesso ti darò un certo ordine di eventi da seguire, di priorità, perché sono molto importanti. Okay. Quindi sicuramente teletrasportati... Aspetta, aspetta, leggo la lancia prima, ok? Va bene, certo. Lancia di Gransax. Lancia intagliata dall'arma di Gransax. Ah, ok, quindi non era neanche la lancia di... Ma una lancia no, che perché... viene dall'arma ancora più grande del drago. Ma perché comunque non è Dark Souls 2. Eh beh sì, certo, quindi non può diventare piccola così. Allora, un tempo il drago antico Gransax seminò il caos e devastazione... Ah, ok. Nella capitale reale, rendendo vane le mura di Leyndell per la prima e unica volta nella storia. Da quell'episodio scaturì la prima scintilla della guerra contro i draghi antichi. A me questa descrizione mi fece scoppiare la testa. Quindi, fermi un attimo. Allora, dobbiamo recuperare un po' di cose. Nell'era primitiva antecedente l'albero madre, i draghi antichi regnavano su tutto il creato e si ersero a difesa del loro re come un autentico baluardo. E fu così che l'effigie del drago divenne simbolo di protezione. Leyndell, per forza di cose, è nata con l'ordine aureo. Concordi con me? Sì. Benissimo. Cioè, esisteva l'albero madre, ma non Leyndell. Quindi no, significa Leyndell è assolutamente che i draghi ordine antichi aureo, avevano perso potere, ma comunque c'erano. Sì. Ed erano entrati in guerra con l'ordine aureo. E la cosa pazzesca è che, a differenza di quanto visto e anche onestamente immaginato per anche... normale esperienza dell'autore della produzione, stavolta sono i draghi che hanno cominciato la guerra. Sì, è vero che hanno invaso, però poi hanno perso, e non solo hanno perso, si sono in qualche modo sottomessi, perché Fortisax è diventato amico di Godwin e l'Ansiax è andata a scopare con gli umani, quindi sì, direi diciamo che in Grand fondo ha iniziato la guerra, però poi c'è stata pace, c'è anzi stata pace, persino veneravano i draghi, a una certa. Veneravano i draghi, sì, però anche i draghi si erano, insomma, mischiati a loro. Quindi, sì. Forse... devo dire che l'Ordine Aureo è l'unico di cui si parla, quindi i draghi, secondo me, stavano sotto, a una certa. Mm-hmm. E chi è che l'ha pietrificato così, quindi? Beh, io penso forse che... forse Godfrey? Non sia tanto pietrificato, tanto quanto è morto così, in qualche modo in rigor mortis, però... loro sono, tra virgolette, di pietra. Sì. Quindi è la beh, sua... Allora chi è che lo ha sconfitto? Godfrey. Beh, sì, Godfrey. Direi Godfrey. Assolutamente Godfrey. Mazza quanto era forte Godfrey. Porca miseria. Allora, dimmi un po' dove mi vuoi portare. Allora, prima cosa, così ci togliamo il pensiero. Aspetta, questa porta non l'avevo fatta, scusami. Prego, vai. Non l'avevo mai fatta, ti ricordi? Ho detto questa era l'avanti, poi procede ad andare al boss finale. I parry alle lance mi fanno sempre fare un po' di sborra fast, eh. L'ho anche droppata. Partigiana, ma già ce l'avevo, sai? Io ho flexato un po' di platforming intanto. Guarda, Mike, con me accanto flexare un po' di platforming è sparare sulla croce rossa, quindi. Non ha significato. Cioè, ok, questo è tutto nuovo però. Posso procedere? Ti direi... No, Godmask. Visto che è vicinissimo, esatto, no. Vieni qua, non entrare lì. Allora, teletrasportati insieme a me un secondo a Lure Tree Sanctuary. Godfrey. Ragazzi, abbiamo scoperto che uno dei cantanti del gruppo Fuck Your Click segue la serie, probabilmente è collegato adesso. Sì, ed è emozionatissimo del fatto che ci ha fatto sborrare fast book.
Sì, va bene, Mark, ok. Va. Ok, ecco, dove vado? Allora, ci siamo teletrasportati così per farti orientare al volo. Seguimi che ti porto la Gold Mask. Sì, ricordo dov'è Gold Mask. Sì, dobbiamo scendere adesso. Esatto, dobbiamo scendere. Sì, bravissimo, sì, sì. Bravissimo. No, è vivo, Mike. È vivo! Ah, scusami. Sì, era... Lo hai colpito, l'hai fatto incazzare e te ne sei andato. Non ho elaborato. No, non Guarda. elabora ulteriormente, va via. Aia. Non sono forte come Pav. Purtroppo no. In compenso sai platformare. No, eh. Ragazzi, ho avuto tanta paura. Ho avuto per un secondo il terrore di vedere la tua barra degli HP che scompariva. Guarda. Sono andato dalla parte giusta. Sì, sono in mezzo a dei fiori. Penso di sì. No. No? No, devi risalire. Oh no. Sei nella parte giusta, ma il fatto è che non puoi salire poi da... Oh Ok. Tanto si può risalire. sì, non hai perso niente. Pipiri Scemo, scemo. Io ho aggirato il mob e si è buttato esattamente nel mio attacco. pipi. Forse era qui allora, vediamo un po'. Non Vai, ricordo. Eh sì, era vai. qua sopra. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Let's go. Qui prosegui e siamo arrivati perché devi... Lo vedi, salire di là. Sali le scale, fai il giro. Allora, lì Cima. Esatto, dove c'è, sì, la guardia, devo scendere giù qua. vai dritto. Perfetto. Attenzione. Cazzo, questo è forte, Sono forti, sì. eh. Mamma mia, mi ha spianato il pisello. Immagino non sia perriabile. I berserker lo sono, sì. Sì, Ah sì? sono comunque impegnativi, ma sono perdiabili. Ma c'ha una mascia enorme. Ma perché faccio così poco danno? Boh, chi lo sa? Avrò qualche maledizione? Ah, magari può essere, magari sei morto mentre Forse entra c'ho vivo. ancora la build. Sì, c'ho ancora la build intelligenza. Ah. Sì, e c'ho il sigillo dei cazzi qua. E non quello che aumenta l'attacco in salto. Ok. Beh, tu hai dei bonus molto importanti, Sì, beh, comunque non gli faccio un cazzo. Vabbè, ora sono a una mano, però. Oh, comunque, questi sono mob molto duri, Cioè, sono fatti per essere una sfida. Diciamo Sì. che ti sei anche abituato male perché hai un attack rate che è fuori di testa. Eccoci qua. L'ho ucciso. Fantastico. Allora, datemi un secondo che controllo la build. Ci siamo. Forza 57 e lei. Cazzo ho fatto? Correttezza ammazzo anche lui. È giusto. Sì, ora gli spettino la faccia di nuovo apposta. Era qui sopra, no, forse qua dietro. Mi ricordo se era da questa parte o dall'altra. No, forse era dall'altra. Aggiusto il vasino, avete ragione. Lo chiudo. E qua dietro, oltre ai tizi disperati. Bravo. Lui sta sempre segnando l'ora esatta. Cosa? Ragazzi, gli sparisce un pezzo di vestito. Guardate. Via. Is that you? Sono io, sono io. Yes, the master is still seized. And after coming all this way, why now, of all times?
Vediamo se riguardo al nobile maschera d'oro ci sblocca la cosa, se no ne parliamo direttamente con Goldmask. Who exactly was Radigan? No. The master is stumped. His finger has remained still ever since Radigan's name was discovered. But oh, how important could it really be? Madonna Corin, sei veramente un coglione. Heart of the Golden Order lies before our very eyes. Why must these qualms come to you now? We were on the very cusp. Rivela che Radagon è Marika. Totalità dell'Ordine Aureo. Aspetta. Che è la posa di Radagon. Che è la posa di Radagon, hai ragione. Aspetta, aspetta. Va messa. Ti posando. Bravi ragazzi, ti posate in chat. Io non gli ho fatto niente. Not that I'm complaining. Master's finger moves again, resuming his cogitation. More than good enough for me. I haven't the words to thank you. So I'd like to pass this on to you instead. A glimpse into the heart of the Golden Order, documented by yours truly. Bene. Cos'hai? Nuovi incantesimi? Sì. Uno. Scudo immutabile, leggiamolo. Incantesimo dei fondamentalisti dell'Ordine Aureo. Infonde la luce del regresso nello scudo impugnato con la mano sinistra, incrementando la resistenza alle alterazioni di stato e a ogni forma di danno non fisico. Il fondamentalismo dell'Ordine Aureo si basa su due concetti essenziali. Ah, ok, questo lo so già. Uno è la legge del regresso, a cui si lega questo incantesimo. Lo compro, si sa mai. Magari avanza la quest. Dimmi un po', vediamo. Or at least such is all I can interpret from the rhythm and calculus of his finger. How would such a thing parla il linguaggio delle dita. Sadly, I cannot comprehend it myself. Do you have a fuller understanding of the matter? Oh. Well, either way, I can continue my documentation. In truth, it matters very little whether I understand the master's thoughts or not. I am merely his scribe. It is my sole and unwavering purpose. Mi sa quest completata. Allora, intanto è molto bello sentire Corin che parla di Radagon e Marika, perché sarebbe stato come ascoltare Ingward in Dark Souls che parla di Gwyn e non morte. È vero. Però, ti dico, esci e rientra dal gioco? Sì. Così facciamo fare uno step forward alla quest, anche fosse solo estetico, così guardi come reagisce Goldmask. Ma in teoria qui... nelle parti finali delle quest muoiono, quindi non so, adesso avrà un infarto Corin probabilmente. Cioè, non c'è nessuno che sopravvive alla sua stessa quest, quindi no, è ancora vivo, che sorpresa. E il buon Goldmask ora in T-pose. Bene, detto questo, l'ultima cosa che ti obbligo a fare è dare un po' di attenzione e concentrare del tuo tempo per quello che ti dissi. È una delle cose che più amo di tutto Elden Ring, che volevo potesse quasi accadere nel finale dell'altro ieri. C'è un dettaglio di scrittura talmente sottile, talmente bello, che ti traduce la storia come effettivamente il mondo che reagisce a quello che vi accade dentro. Andiamo alla tavola rotonda, così che magari ti guardi cosa puoi fare con la rimembranza, insomma, vatti a godere un po' la tavola rotonda. Va bene. Momento di aprire. Vado. Ci sta. E non solo, andiamo a vedere i quadri, scoprendo che quindi in una stanza ci sono Godfrey, Marika e Marika. Esatto, esatto. Qui. Ecco qua, Marika. E Marika.
E manca Rykard. Stavo pensando se avessi ucciso tutti gli obiettivi di Dito Corto. Manca Rykard. Gideon. Sì. Manca, esatto. Rykard. Allora, sì, sì. Dimmi dove sei adesso. Sto parlando con la legge dita. Ah, ok. Non si può fare, amica mia. Beh, certo, non le posso dire che vado a bruciare l'albero. Oddio, glielo posso dire davvero? Aspetta. Ma se glielo dico faccio... Cioè, mi odia. Allora... Ma che vai a dire a una legge dita che gli bruci l'albero? Allora, con calma. Una cosa alla volta. Sì. Perché tu... adesso sei in preda alle informazioni e allo speculo. Ma devi assolutamente concentrarti anche sul macroscopico. Certo. Che è completamente sfuggito adesso. Guarda le dita. Ok, io sono andato dritto verso di lei, non le ho guardate. Però ho detto che sono immobili. E guardale, sono completamente diverse. Sono completamente immobili e sono girate dall'altra parte. Sono rette, tese. Sì, è vero. E questa cosa, prima che tu possa affrontare forse la decisione di dire alla legge dita di quello che è successo dopo la morte di Morgoth, renditi conto, adesso ti faccio un secondo prendere consapevolezza di quello che è successo adesso, perché per me è uno dei 3-4 momenti più belli di Elden Ring. Fino ad ora le dita erano convinte di parlare per la volontà superiore nei confronti del destino della grazia. Sì. Ci sono rimaste di merda, perché tutto quello che ti hanno portato a fare non ha servito a niente. Non è servito niente, anzi, la missione ultima, incontrare Marika, prenderla in consorte, o meglio, impalmarla, perché tu sei il suo consorte. Non è fattibile al momento. E donarle le rune che tu hai raccolto per lei, per riparare l'Elden Ring. E quindi riparare lei. Esatto, è stato rifiutato. E loro, i profeti di Dio, si sono ritrovati a prendere consapevolezza del fatto che fosse tutto sbagliato. E non solo, che quindi c'è evidentemente un problema che abbiamo già evidenziato in intro, cioè che la grazia ti guida verso un viaggio che non, esatto, puoi compiere, quindi che cosa succede dentro l'albero? Perché l'albero, perché chi è dentro l'albero, chiunque stia chiudendo l'accesso all'albero, non vuole seguire la grazia se dovrebbe esserne la prima espressione. Appunto, cioè tutto quello che è stato il destino dell'eroe, del prescelto, qui è andato in culo. Sì. E loro sono le prime a finire fregate, perché... Sì. Ora dicono, dobbiamo entrare in contatto, infatti si sono messe a mo' di antenna, cercano di captare un messaggio dalla divinità, dalla volontà. Perché tutto ciò che sapevano e che ti guidavano per... E ora sono perse. Esatto, ed è una figata, perché tu ti aspetti tutt'altro, certo, che questo. Beh, ora... oddio, adesso no, adesso, dopo i discorsi adesso... che abbiamo fatto è esattamente quello che mi aspettavo. Ma loro no. Ma loro no. E il gioco ne prende consapevolezza, cioè la storia lo sa che le due dita non potevano aspettarsi una cosa del genere. Certo. Quindi, il okay, problema è ora scegliere se dirle questa cosa o no, porca miseria. Cioè, gliela diciamo perché credo che sia progress, però cazzo, la tavola rotonda a dire voglio bruciare l'albero, cioè sei un pazzo. Dimmi 3, 2, 1 e diglielo. Va bene. 3. No, aspetta, prima guardo l'equipaggiamento, okay, perché cioè se fossi in Super Blind mi aspetterei quasi di non poter più interagire con questo NPC. Vai allora. Cioè, avrebbe senso se fossero, sì, le dita a dirmelo, ok? Se le, certo, dita mi dicessero brucia l'albero, vabbè, è la legge dita che ti deve dire. Oh, le dita, esatto, hanno parlato, brucia l'albero. Però non è che lo posso proporre io. Allora. Rimembranza di Morgoth. Sì, no, prima volevo dire se c'erano robe dei campioni. E c'è, certo, effettivamente ci sono. Mantello del presagio implacabile. Mantello di pelliccia lacero indossato da Margit il presagio implacabile. Avendo massacrato schiere di campioni durante la disgregazione, il presagio implacabile divenne l'incubo mortale di chi ambiva all'albero madre o persino ad ascendere al trono. Certo, chissà quanti giocatori ha fermato.
ma anche all'epoca dell'assalto a Lendel, quel mostro incazzato come una faina che ti ammazza tutti. Sì, sì. Pantaloni della regina? Abbiamo Massimo, questa è roba vecchia. Sì, era in Nala. Poi, ottieni potere della rimembranza, sì, eccoci qua. Non Mog, però, sono identici. Eccoli qua. Spada maledetta di Morgoth. Perverso spadone dalle tonalità cangianti usato da Morgoth, che mi ricorda tra l'altro la skin di Astel, si chiamava Astiel? Sì. La lama deve essere stata corrotta dal suo sangue maledetto negli anni di isolamento e prigionia. Abilità unica, taglio maledetto. Raccogli le forze scatenate in avanti per infliggere un fendente diagonale. La scia di sangue della lama è seguita da un'esplosione infuocata. Premi di nuovo per eseguire un attacco supplementare. E poi abbiamo Infante del Presagio di Sangue Reale. Sembra proprio Morgoth da piccolo. Sì. Bambola di un infante della stirpe dell'albero madre afflitto da una maledizione. La stirpe dell'albero madre, quindi proprio nascono dall'albero, giustamente sono figli del crogiolo. Consuma pia per evocare una moltitudine di spettri che braccano i nemici. Agli infanti del presagio di nobile nascita non venivano asportate le corna, ma era uso imprigionarli sottoterra. Feticci simili venivano realizzati in segreto. Beh, certo, perché andavano a glorificare qualcosa che veniva buttato insieme al piscio e alla merda, letteralmente. Però c'era qualcuno che li voleva, quindi. Beh, considera che qui non si sta parlando di genesi dell'albero madre. Questo era un presagio di sangue nobile. Sì, sì. Quindi nato da un re. Nato da un re. I presagi di nobile nascita. Sì. Però, in teoria, è la stirpe dell'albero madre. Mm? Quindi, da cosa nascono sì. i presagi? Cioè, non possono nascere dagli uomini, in teoria. Perché? Beh, perché non sono figli dell'albero madre. Tutti siamo figli dell'albero madre. Sì. Però allora perché nasciamo con le corna, scusami? Perché qualcuno nasce con le corna e qualcuno no? Perché effettivamente quello che un tempo era una benedizione, l'Ordine Aureo l'ha reso una maledizione a livello di cultura. Questo perché alcuni quindi nascevano... Quindi perché alcuni con... randomicamente sviluppano le corna con una sorta di vibrazione maggiore con l'albero madre? Sì, con il vecchio ruolo crogiolico dell'albero, sì. Alcuni nascono, infatti esiste l'infante, cioè tu nasci... ma come presagio, e purtroppo in Spartan Shining Way no, ti buttano nella fogna. E quindi questo presagio era figlio di Godfrey? Anche lui? Bravo ragazzo. Era il fratello di Godwin? Bravo. È una descrizione con l'esplicita di più, ma volevo spingerti un po'. Bravissimo. Sì. Morgoth è figlio di Godfrey e quindi anche di Marika. Sì, è fratello dell'Aureo. Non a caso quindi benedetto dalla grazia. Non a caso benedetto dalla perché grazia, era figlio. Non a caso tanto sofferente. È un po' il Gwyndolin di questo gioco. Nascosto, bravo. Ma regna. È palesemente, bravo. Io non volevo essere troppo pungente ieri per chiamartelo Gwyndolin, ma è bellissimo che tu ci sia arrivato senza che io dicessi nulla. È il Gwyndolin di Elden Ring. Sì. Sì. Quindi fratello dell'Aureo. Stirpe dell'albero madre, in realtà qualsiasi cristiano fa parte della stirpe dell'albero madre, visto che tutti nasciamo dal crogiolo e la vita nasce dal crogiolo. Però si definisce stirpe dell'albero madre chi ne, come dire, sviluppa di più sì. di altri, tutti quanti gli elementi. Quindi per te nascere presagio è, come dire, un evento fortuito. Guarda, la descrizione in giapponese dice: ai bambini impuri della famiglia reale le corna non potevano essere recise. Invece venivano abbandonati sottoterra senza che nessuno lo sapesse. Imprigionati in eterno. Infatti c'è un altro presagio. Mog. Bravissimo. Che non ha le corna recise. Bravo, bravo. Ok, sì, sì. Sono premi e dialoghi giusti quelli in questa live dopo la scorsa.
Mog. Vabbè, vedremo cosa si scoprirà su Mog. Ma ha un nome simile a Morgoth, in effetti. Quindi anche Mog? Erano tre fratelli e solo uno è uscito bene? Potrebbe essere stato così. Sì. Per questo Godfrey aveva così tanto... Ma anche per questo... A cuore il crogiolo. Ed perché è anche due per di tre figli esattamente erano espressione del crogiolo. Ecco che Elden Ring diventa una scrittura. Ma ecco perché Marika ce l'ha con tutta sta roba del figlio che deve essere meritevole. Probabilmente Godwin è l'ultimo. Avrebbe senso se fosse il più piccolo. E finalmente Marika trova un figlio meritevole del suo amore, perché gli altri le facevano schifo. Il fatto è che Godwin era tanto amato anche per questo, veniva visto come l'unico genito, no? Ovviamente. E certo, l'unico accettato. Sì. Ora capisci perché Mog ha una grande runa. E certo. Già. Perché è un semidio. Vedi come i pezzi tornano? E pensa allora effettivamente quanto si è scazzata Marika quando le hanno deturpato l'unico figlio buono. È veramente Cersei? Sì, da morire. Già. Cioè, vedi, cioè, è tutto questo senza leggere le descrizioni, ovviamente, anche leggendole non è facile, ma capisci che è tutto lì. È tutto lì. Ovviamente è per questo motivo che Morgoth non cita Mog. Però... sono più di due. Sono più di due. Agli infanti del presagio di nobile nascita, appunto, non venivano asportate le corna, ma era uso imprigionarli sottoterra. Diciamo che Morgoth e Mog sono stirpe reale, quindi proprio loro, i capi dei capi. Poi ovviamente c'erano nobili e persone auree importanti che avevano figli presagi. Sì, però aspetta, cioè io ti analizzo proprio la frase in italiano. Agli infanti del presagio di nobile nascita non venivano asportate le corna, ma era uso imprigionarli sottoterra. Sì. Mog è stato effettivamente imprigionato sottoterra, perché è lì nelle fogne che ha visto la tipa del sangue, ok? Sì. E invece lui no, Morgoth no. E Morgoth no, esatto. Morgoth no. Benissimo. Però... ce ne sono altri, perché ce ne sono altri che sono stati effettivamente imprigionati. Era uso imprigionarli. Ed è quelli di cui parlava il nobile. Ma allora quanti sono i figli di Godfrey e Marika storti? Tanti? Mi sa tanti, ti ricordo? No, due, è tipo Hollow Knight, cioè... No, è tipo Hollow Knight anche per un'altra ragione. Ti ricordo che Godwin è stato il primo a morire, ma poi c'è stato uno sterminio di semidei. E infatti dentro i mausolei trovi un sacco di corpi. Vero. Perché quelli sono semidei. E hai ragione, perché abbiamo visto che i presagi quando muoiono sono cadaveri molto simili a quelli normali. Esatto. Bravo, sì, è vero, corretto. Però probabilmente l'unico buono era lui. C'è da scoprire nelle fogne se per caso sgami qualcosa che ti spieghi se Morgoth è stato quello fortunato... Il Barto che stava sopra, oppure se anche lui, come Mog, è scappato. Perché Mog è scappato dalle fogne. Forse anche Morgoth c'era. I presagi secondo te, assolutamente, potrebbe. I presagi secondo te possono nascere al di fuori di un matrimonio tra divinità o quasi? Cioè? Se due uomini, un uomo e una donna, si accoppiano a Lendel, può nascere un presagio? Sì. Sì. Certamente, perché altrimenti sì. Non ci sarebbero quelli di nobile nascita, cioè non si farebbe una differenza, esatto, tra quelli di nobile nascita e non. Agli infanti del presagio di nobile nascita non venivano asportate le corna, ma era uso imprigionarli sottoterra. Dobbiamo assolutamente andare nelle fogne a scoprire cos'è successo. Ma infatti adesso sei completamente libero. Facciamo co-op e si naviga in Lendel, ma forse devi dire qualcosa alla Legge Dita prima. Decisamente. Now go forth. Let the words of the fingers guide you.
Chissà tra l'altro come figlia Marika ora, arrivando alla conclusione del discorso. Cioè, non credo che rimanga incinta, è una cosa diversa, è una divinità. Può essere anche una cosa diversa che non sapremo mai. Poi ti ricordo che Patches vendeva il sigillo di Margit. Margit e Morgoth. Se era imprigionato Margit, era imprigionato Morgoth. Ok, sì, hai ragione. Questo è vero. Il loro destino è stato abbastanza congruo fino al momento nel quale... Però era benedetto dalla grazia. Eh sì. Comunque, allora anche Mog era benedetto dalla grazia, in teoria. Mi sa tanto di no. Dici di no? No. Non la vedeva, tanto. Secondo te? Secondo me Mog, diciamo che... Il fatto è che la grazia, i senza luce l'hanno persa. Ma solo i senza luce l'hanno persa. Quindi... Mog non è un senza luce. No, chiaro, assolutamente. Non... Probabilmente Mog aveva, anche forse in nome dell'essere stato coinvolto con la dea informe, la madre informe, insomma, non riesco a credere che Mog fosse benedetto dalla grazia. Dici forse per una prossimità poi alla dea del sangue che ha visto in visione? Sì, però Malenia era benedetta dalla grazia, eppure era maledetta dalla marcescenza. Vero, persino in Pyrrhea. Diciamo che se mai Mog abbia visto la grazia, si è cavato gli occhi. Perché non è decisamente la strada che voleva. Quello sì, quello ci sta. Sì. Quello ci sta. Rimembranza di Morgoth, il re presagio, scolpita nell'albero madre. Il potere che racchiude può essere sbloccato a legge di Tocchè. Nonostante fosse uno dei presagi, Morgoth si fece carico di diventare lo scudo dell'albero madre. Egli non ricambiò mai l'amore, non avendone mai ricevuto. Piuttosto amò per sua scelta. Chi lui è proprio Gwyndolin, Lui è proprio Gwyndolin. Bene. Glielo dici? Sì, dai. Ora ti do il 3-2-1. Vado. Cosa incazza? The burning of the Erd tree is the first cardinal sin. And you say you seek the power of the rune of death too? The rune of death goes by two names. The other is E lo conoscevamo già. Death, the forbidden shadow plucked from the golden order upon its creation. Unleashing the rune now would be unthinkable. The fingers would never permit it. Nor would the greater will. But here we are. The fingers dormant, severing our link to the greater will. The realm and all life in ruins. Impossible events transpire. Beyond the ken of the fingers, who is to say that the cardinal sin Mazza. Cardinal proprio disperata, Non mi aspettavo. Take the course you deem most worthy. Enya qua è un personaggio che diventa una figata incredibile. Sì, perché qui... tu ti aspetti che lei le venga un cardiopalma e invece fa, senti. Vabbè. Le dita sono ferme. Cazzo ne so io. Vai. Tanto non ci possono sgridare. Sì. Beh, però ha ragione. Nel senso, ragione. In realtà lei non è blasfema qui. È estremamente coerente con il suo compito. Lei sa che tu devi rimettere insieme la runa. Esatto. E in puoi cuor farlo suo... solo entrando nell'albero. Esatto. E in cuor suo si dice, tanto se la volontà superiore non dovesse essere d'accordo con quello che farai, ti fermerà. Esatto. Noi non possiamo camminare oltre i binari della volontà superiore, quindi se pensi che sia la strada giusta, in assenza di dita che si muovono, vai. Cioè, è una reazione sensata, esatto. Come bruciare le spine? In realtà lo sappiamo, dobbiamo raggiungere il segnalino rosso, però vediamo che ci dice. Trova il benzina. Giusto. A Michelapolis, in teoria. Ok, che corpo di chi?
Ok. Una mente? Oh no, Joel. Cosa? Di nuovo. Profetico. Una mente in grado di concepire la fiamma. Devo bruciarci qualcuno dentro. Una mente in grado di concepire. In inglese one who envisions the flame. Sì, ci sta la traduzione. Ma guarda, le parole delle dita non mi sanno di un cazzo, come puoi vedere, quindi va bene. Una mente. Aspettate un attimo, mi fate leggere un attimo un po' di fiamma. La fiamma della rovina è un anatema per l'albero madre, eppure ai profeti può capitare di scorgerla tra le pieghe della fede. Per costoro, purtroppo, l'unica ricompensa è l'esilio. Pensa un po', invece adesso la legge dita ci invita a prenderla. Custodi della fiamma giungono a venerarla con ardore. E sarà in teoria un monaco? Un araldo della fiamma? Sì, un araldo, però chissà. Arganthi, gran custode della fiamma, tentò di tenere segreto questo incantesimo, ma Adan riuscì a rubarne il potere. Il dio caduto si annida ancora oggi tra i giganti di fuoco. Lui. Lui. Che ne dici? Dobbiamo andarlo a cercare. Però potrebbe essere lui. Potrebbe. È un dio caduto? Arganthi? E si annida ancora oggi tra i giganti di fuoco. Magari vorrebbe bruciarlo quest'albero lui. Incazzato nero. Beh, più che altro la fiamma sembra fatta per bruciare l'albero. Mm-hmm. È tipo l'altro grande potere. Siccome abbiamo detto che il crogiolo preesiste all'ordine aureo, fiamma sì. E crogiolo sono probabilmente due antitesi che sono sempre esistite, o comunque create da qualcosa che non sappiamo cosa sia. Ma lì stanno, al di là di ordine aureo e non ordine aureo. Sì. La fiamma dei giganti, che ricordiamo erano entrati in guerra con i draghi, vero? Tanto tempo fa. Oppure no? No, con gli astrologi? Con i primi astrologi? Allora, i giganti non sono entrati in guerra con i draghi. I giganti sono stati attaccati dall'uomo. Dall'uomo? Sì. Non sai che non mi ricordo qual era la descrizione talismano che ci parlava dei giganti? Ah, sai, adesso non ti saprei dire qual è la memoria. Troppa roba in questo gioco. È pieno. Lancia dell'interregno, di certo non qui. Il martellone, dicono in chat, vediamo. Sì, no, il martello parla della guerra, ecco, però c'è altro. Ecco, i giganti, gli uomini cominciarono a scontrarsi tra di loro. Giusto. Però c'è altro, sì, ne sono sicuro. L'era altro, dei giganti altro. Si discute da puntata 4, quindi... Sì, esatto. Sicuro. Dopo, comparsi dopo la distruzione dell'anello, gli avatar erano determinati a proteggere i figli, l'albero madre ormai morente, no, questo non ci interessa. Ma guarda, se vuoi qualcosa che ti interessa, dopo tanto tempo è arrivato il momento di parlare con Gideon. Va bene. Talismano dell'astrologa, ok. Ricordo che gli astrologi erano in mezzo. Sì, ma solo perché ci vivevano lì. La giovane astrologa passeggiava con lo sguardo rivolto al cielo notturno. Ogni passo del suo viaggio l'aveva avvicinata alle stelle. No, non è questa però. Però sì, c'era qualcosa bravo degli astrologi. Vabbè, andiamo da Gideon. Lo troveremo. Intanto, Gideon. Sei pieno di roba, ragazzo. Sempre più accasciato lui. What is it? Ma guarda, ho talmente tante cose da dirti. Allora, riguardo ai medaglioni segreti, semidei perduti è un nuovo dialogo, mi sa. Tutti sono nuovi, tranne i medaglioni. A tutti? Anche Palazzo di Mogwin?
Certo. È vero, perché Mogwin non lo aveva... certo! Perché sì. Adesso che abbiamo ammazzato Morgoth e sappiamo che Morgoth barra Margit e Mog sono fratelli, si è sbloccato questo dialogo. Certo. Esatto. Certo. Bozzo del Signore del Sangue, ma... questo non l'avevo manco visto. Minchia. Ok, tutto okay, nuovo. Okay. Se mi dai... preparati. Andiamo. Vai. Certo, Malenia. Nigela, certo. Infatti. The undefeated swordswoman, Luna Princess Rani, già trovata. Renala, and the one only già trovato. Me ne manca uno. Rani solo Malenia. To have cast aside her great rune. So here at the hold, we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long lost right known only to me. We both desire la sua to boss fight before the Elden Ring and become Elden Lord. As such, sì, sì. Certo, certo. Quindi, allora, il nostro caro amico Gideon ti dice che non conosce nemmeno lui la locazione degli ultimi demigod. Sì. Sappiamo quindi che Malenia non si sa, Michela e Mog li hai trovati e tra l'altro ti offre dei premi a riguardo, con un dettaglio interessante: lui non sa nemmeno dove si trova Ranni, noi sì, e ti dice che lei aveva una grande runa, ma l'ha gettata via, l'ha nascosta. Secondo me, e qua te lo dico anche in maniera completa, è sulla luna. Perché c'è nel cielo stellato la luna ha quella runa, che sembra molto Elden Ring, quindi magari no. Magari soltanto un eco del... Dici sulla luna? Non so, ce la vedo. Spero che nel DLC si scopra dov'è la grande runa di Ranni. Però spero. La luna è una divinità, non so se è raggiungibile. Se ci ma ce ne sono due di lune. Hai ragione, cioè, quella nera e quella non. Quella non, secondo me, potrebbe essere... non so, che essendo Rhea Lucaria e Caria un posto di illusioni, la vedo più nascosta in un muro invisibile. Potrebbe in qualcosa che non possiamo immaginare, similmente che però alla runa di Radagon, bravo, sì, sì, con sì. Un incantesimo particolare esce fuori piuttosto che sulla luna. Bello sulla luna, ma non è so. Strange, ne ho bisogno, però ha senso, sì. Esatto, forse sei più tu che vuoi andare sulla luna. Che la luna. Voglio andare sulla luna. La luna sulla luna. Mettiamo a fare finalmente un regalo a Gideon, dargli tu informazioni. Esatto, quindi palazzo di Mogwin. Ok. Che poi, Mogwin. Cioè, lui era veramente disperato, voleva portare avanti una dinastia a questo sì. Punto per mancanza di amore. Già. Di quella nella quale era nato. Esattamente. Oh, so that's where the so-called Lord of Blood was hiding himself, eh? A fitting little squat for that deluded maniac to bleat about the revival of his precious dynasty. While he turns our fellow tarnished into bloody fingers, let him stay there. That way, his delusions will remain as they are, distant and unattainable. Perhaps it's worth looking into. If what I've heard is right, then maybe. Ah, my apologies. Certo, non sia mai che ci dice qualcosa davvero, sto stronzo. The information you've shared is of great value. As promised, your reward. And it is a wondrous thing indeed. You are a true fellow. All I ask is that you remain constant. Ricettario di Favor 3, non mi aspettavo un ricettario. Nessuno se lo aspettava, questo significa che è molto importante. Sì, dopo lo leggiamo, intanto vado avanti, ok? Va bene. Vediamo il bozzolo del Signore del Sangue. Mi interessa moltissimo. Bravo. Ah, I see. So Mikola was with the Lord of Blood after all. That is some fine intelligence indeed. With it, the final clue has been brought into the light. One of the last few pieces, the round table. I need to put everything together. As promised, allow me to impart to you the last of the secret rites. Non ho capito. Ha capito solo lui. Bravo. Ah, la legge della causalità, l'altra legge insieme al regresso.
E basta, purtroppo. No, c'è di nuovo il bozzolo, però. Fallo. Ok. Well, I wonder what comes next. If he continues his slumber within the cocoon, all would be well. Quindi sta dormendo, non è del tutto morto. Ah. Certo, non. Pure per noi. Cos'è, non vuoi che diventi un dio? Hai paura? Mi sa, mi sa che ha molta paura. Guardo Semidei Perduti, che non so se ha un dialogo di nuovo. No, 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 sempre altri quattro. Allora abbiamo Favors, Cookbook. Malenia dove cazzo è, tra l'altro? Infatti. Sarà nelle tele del nord? Io intanto ho due segnalini, anzi tre segnalini rossi. Il primo è per andare a Altus Est, il secondo è la quest di Rykard al montacarichi di Rold, e la terza, ah no, la richiesta di Villa Vulcana è qua. Cazzo. Già, ci sei, ci sei. È questo, strada per Rold, va bene. Allora, vediamo un attimo se c'è qualche altro NPC. Facciamoci un giro completo della tavola rotonda. Magari c'è qualcun altro che è fasato. Di nuovo il Dungeater? Però mi sa che non ci dice niente di nuovo. No. Vediamo? Wait. No, no, aspetta. Ok, ok. You have felt the curse. Ah. Bravo, ragazzi. Ricordati che nei Souls. Ma perché abbiamo parlato col tizio dei granchi? No, perché hai trovato una sua maledizione. Oddio, ma che cazzo stai dicendo? Lui è là sotto. Oppure posso farlo io con te. Raga, abbiamo la chiave delle fogne. Let's go. Fatemi però leggere prima la chiave. Pensa a quanto sta succedendo in questo episodio. Mio Dio. Chiave sudice ricevuta al Mangiasterco. Apre la porta della prigione delle fogne che si dice giaccia sotto l'Ende, la capitale reale. Questo vi mette in prospettiva quanto cazzo fosse odiato il Mangiamerda insieme ai presagi, non essendolo però. Bravissimo. Cioè, proprio veramente maledetto. Via. Esatto. E preparati perché adesso facciamo una bella chicca che la chat apprezzerà. Ci spogliamo. E tu ancora di più. Diciamo che spogliamo Elden Ring di una certa cosa. Ok. È il momento. Aspetta, aspetta, finisco il giro, ok? Faccio il soul play. Ok, qui niente. Posso livellare gli scheletrini? Sintonia spiritica. No. Non ho la convallaria pazza. Posso però. Falco Tempesta era quello che mi dava gli attributi. E ti baffa, sì. Adesso richiamo. Sì, 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 sì. Vabbè. 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 fatto. Ho fatto il falco al massimo. Si sa mai. In realtà, bello, dai. Anche la lacrima riflessa possiamo potenziare un po'. Mamma mia. 4 spadoni. Potenziata più 9. Cioè più 8. Bene. Apposto. Ma non c'è nessuno. Ok, possiamo andare via. Mi teletrasporto di nuovo ad Altus, che ne dici? Ci sono due cose che devi fare prima. Le descrizioni. Legge della causalità, vai. Ah sì, certo, devo fare il leggino. Aspetta un attimo che finisco a sto punto. Ho visto ragazzi che servivano solo le rune, grazie a voi però, perché non stavo guardando. Aspettate un attimo.
Sì, il ruolo dell'eroe, sti cazzi. Fatta. Ci abbiamo più 10 anche la lacrima. Allora. È qua. Incantesimo dei fondamentalisti dell'ordine aureo. Si parla della legge della causalità, uno dei principi chiave. Genera un piccolo anello di causalità interiore che permette all'esecutore di contrattaccare automaticamente dopo aver subito un determinato numero di colpi. I fondamentalisti descrivono l'ordine aureo attraverso i concetti di regresso e causalità. La causalità è il fulcro dei significati, il nesso tra gli anelli della catena che unisce tutto. Le leggiamo insieme di nuovo? Certo. Legge del regresso, ok? I fondamentalisti descrivono l'ordine aureo attraverso i concetti di regresso e causalità. Il regresso è il richiamo del significato verso cui ogni cosa ambisce eternamente di convergere. Mentre la causalità è il fulcro dei significati e non il significato, abbiamo detto, no? Il nesso tra gli anelli della catena che unisce tutto, mentre il significato è il punto nel quale tutto converge. Quindi, in sostanza, è anche un richiamo a vivere e reincarnarsi. Decisamente. È molto, molto filosofia. Sì, però ci vedo proprio il ciclo di nascita e rinascita, perché la morte non c'è più. Adesso te le pesco anche in giapponese. Allora, principio di causalità. Vai. Il fondamentalismo spiega la legge aurea con due poteri, certo, definiti come regressione e causalità. La causalità è la forza di attrazione tra significati che unisce tutto ciò che esiste in un'unica catena di relazioni. Giusto. Quindi, nell'ordine aureo di Marika, la morte non esiste. E tutte le cose che ne conseguono sono a sua volta nullificate. Quindi senza morte non c'è evoluzione. E senza evoluzione non c'è cambiamento. Quindi tutto quello che esiste è connesso nell'unico legame della reincarnazione, appunto, in cui nulla può variare. E quella è la chiave dell'ordine aureo. Sì, certo. È quello che dicevi te, è il suo parco giochi. La sua causa ed effetto si autoannullano. Quindi è un ciclo. E poi il regresso invece, che è il richiamo del significato verso cui ogni cosa ambisce eternamente di convergere. Si va anche oltre, secondo me, la reincarnazione qua. È proprio filosofia dell'ordine aureo. Sì, sì, sì. Sul tutte le cose sono legate dalla causalità, quindi ogni cosa è generata dalla causa precedente che l'ha scaturita, ma tutto converge ad uno. Questo tutto, legato dalla catena della causalità, comunque convergerà in un punto, il significato. E adesso ti faccio fare una bella final sorpresa di lore per oggi. Ok. Questa è avanzatissima, la conoscono in chat perché sono appassionati, altrimenti credimi non è proprio cosa. Leggiamo e ricordati del valore che ha come premio. Hai letteralmente trovato una boss fight segreta e una conoscenza che nemmeno The All Knowing conosceva. Il ricettario del di Fervor, sì. Che mi dà il ramo ammaliatore, innanzitutto, che è quello di Michela. Già. Appunti sulle tecniche di creazione stilati da un uomo talmente affascinato da Santa Trina da continuare a cercarla durante il sonno. Ma è lui? È per caso lui l'uomo affascinato da Santa Trina? No, ma ci sei vicino. Continua. Ti permetti di fare il ramo ammaliatore, lo rileggiamo? Sì. Nel crafting lo puoi trovare se non lo hai adesso. Perché puoi craftarlo. Secondo me ce l'ho. Non ci guardo. Aspetta, però è un consumabile? Sì. Giusto? Sì. Faccio prima vedere nel crafting. Vai. Con dietro il logo della Eccolo qua, trovato. Che si fa con il giglio di Michela e il bocciolo rituale.
Allora, ramoscello su cui è inciso in oro puro un incantesimo, oggetto da creazione. Consuma pia per ammaliare i nemici colpiti, reclutandoli come alleati per un periodo. Michela l'Empireo è molto amato e a quanto pare sa come vincere le simpatie del prossimo. E quello dietro il sacro albero, palesemente. Esatto. Adesso fammi un favore. Così arriviamo al punto. Mi vai a vedere nell'inventario i crafting materials e mi vai sul giglio di Michela? Come no? Giglio di Michela, lo vedo. Ok. Si fa con il giglio di Michela. Vai a vedere il giglio di Michela proprio nel materiale. Vado subito. Allora. E fai vedere lo sprite in alta risoluzione. Allora, aspetta un attimo che non so dove cazzo sia. Devo andare in inventario, ecco. Sì, è una delle tab dell'inventario. Giglio di Michela, non è questo. È... D'altro, questo è il giglio di Santa Trina. Stordisce i sensi placando l'ansia. C'è un collegamento tra Santa Trina e Michela, quindi attenzione, che non avevo colto sino a questa descrizione, chiaramente. Lo so. Dove cazzo è il giglio di Michela? Dio santo. È accanto. Ah, è accanto, non l'avevo visto. Come accanto? No, non è accanto. Non lo vedo. Non ce l'hai? Non è neanche uno? Ma è impossibile, ne avevo un botto. A meno che non c'è qualcosa. Trovato. È identico. Okay. È identico. Ma quindi, eccoci. Oh mio Dio, è un'altra. Sì. È un'altra volta doppia identità. Santa Trina e Michela. Santa è Trina. È Michela che se n'è andato. È la nuova Bravissimo. Identità di Michela. You got it. Santa Trina è il nome e l'identità che Michela ha preso quando è andato al Sacro Albero, come divinità del Sacro Albero. Però. Lui ha preso un'altra identità. Però anche un altro sesso, perché è Santa Trina. Bravissimo. D'altronde è figlio di Radagon e Marica. Certo, infatti. Sì, aspetta. È figlio di Radagon e Marica, ma se riesce a cambiare sesso è tipo il più forte. Infatti erano i prodigi Malenia e Michela. Cioè, Bravissimo. Michela quasi riesce a fare quello che fa Marika. Quasi riesce a farlo. Infatti, nessuno sa fino a che punto fosse androgino o misto. Però c'è chi lo scambiava per ragazza, c'è chi lo scambiava per ragazzo. Ma secondo me era proprio un suo potere a questo punto. È secondo proprio me un ammaliatore, sì. Un illusionista, esatto, un po'. Cioè, esatto. Del resto, voglio dire, in realtà Mog e Michela sono fratellastri. Eh sì, eppure sì, Mog sì. Era ammaliato da Michela e voleva amarlo, ma non come un fratello. No, esatto. Tu considera che è di nuovo cut content, ma secondo me questo di cut content lo rivedremo, ok? Per me questa è, mentre purtroppo il resto no, questo che ti sto per dire è cut content che credo vedremo nel DLC. Ci sono dialoghi di qualcuno che è disperato, dà ragione a Santa Trina dicendo: ah sì, avevi proprio ragione Santa Trina, oh Michela, fa così, quindi porca troia, togliere il dubbio, ecco. Sì però non c'è nel gioco, eh? Vabbè, ovviamente, come tutte le cose importanti. ovviamente come tutto quello, chiaro, esatto, chiaro. Tra l'altro, vedete, nel giro di Michela c'è scritto che in gioventù era molto caro a Michela l'Empireo, quando era ancora Empireo, e invece Santa Trina è ormai un'altra identità, è successiva. Sì, è successiva. È successiva. E quindi diventa proprio la divinità del sonno, quasi. Ma non del sonno eterno, del resto Dai, lo stesso. Esatto, nel DLC. Cosa? Sì, dopo. Nel DLC si va nel sogno di Mika. Come Fortisax nel sogno di Godwin. Ci sta. Dai, è forte. Ci sta. Voglia, speriamo. Forza, From. Bene. Ah, vuoi sapere la chicca? Probabilmente... Sì. Probabilmente il DLC avrà anche lì una sorta di open map gigante, perché hanno aggiunto con l'ultima patch slot ID per 30 boss. Stavo bestemmiando. Ok. Poi magari ce ne saranno 7-8, però intanto gli slot li hanno messi. Molto bene, ci troveranno qua. Esattamente, ready to go. Ora, vai dove vuoi. Apri il vasino and let's go. Beh, direi di andare a finire Altus, ci mancano ancora delle cosine. Ah, d'accordo, giusto? Quindi Lane dell'Interruptus? Ah no, aspetta, però Leyndell ancora non abbiamo finito perché c'era un'altra strada, hai ragione. Non so, minchia, c'è un botto di roba. No, allora finiamo Leyndell. Tu hai fatto tipo Goku con Cell, cioè Morgoth, zzz! Cioè, Leyndell, hai visto la strada principale e basta. Allora,
A proposito di strada principale. E allora andiamo... facciamo le fogne. Facciamo le fogne, ma prima delle fogne andiamo nel portone principale, no? Quello... Ti ho interrotto prima. Il portone principale. Ah, ok, sì, giusto. Quando giusto, ti sì, ho detto, sì. No, andiamo alla tavola rotonda. Yes, e la... la grazia che mi conviene di più, Baluardo della capitale? No, la grazia che ti conviene di più sempre è Lower... Godfrey, No, guarda, quello che ti conviene di più è l'Avenue Balcony in inglese, quindi insomma, quello che sta sulla strada principale, al centro della città. Al centro della città, chiesa inferiore della capitale, mi sa. Credo che quella inferiore della capitale sia per le fogne, quindi no, quello che sta leggermente a destra. Terrazza sul viale. Quella lì. Perfetto, adesso che siamo stati alla tavola rotonda, sì, non ci torneremo per un po'. Adesso scendo. E qui la strada principale? Aspetta, che non mi ricordo un cazzo. No, è di qua. E poi a destra. Sì, però hai ragione, prima ancora di Altus facciamo le fogne a questo punto, se no facciamo continuamente dentro e fuori. Vai, apri il vasino, in culo a Godfrey. Ho provato ad entrare nel vasino, ci sono rimasto male. Eh no, aspetta, perché mi hanno aggrato. Te lo faccio subito. Cioè mi hanno aggrato, mi sono battato, cioè mi sono lanciato come uno stronzo verso di loro. Però... Apri fast. Apro fast. Aspetta, apro in combat come i charge. Oddio. Ammazzo. Ok. Ah! Ok. Non so come. Bella. Aperto. Ok. Ok, ho il vasino rotto, aspetta che esco e rientro. Bello sto cane. Ah no, mi dicono che non l'hai aperto, l'hai interruptato. Quindi era già aperto? No, devi aprirlo di nuovo. Hai interrotto l'animazione. Ok. SS. Prima di entrare nella porta voglio fare un attimo. Arrivo. Giro qua. I cani. Guarda, neanche ti possono colpire i cani. Che schifo, mamma mia. Miyazaki, non ti è venuto bene. Non ti colpisco nemmeno. Nice. Troppo è così, maestro. Non tutti i cani vengono come il buco. No, e qui non c'è l'oggetto... Non c'è l'Elden Ring qua? Un po' me ne dispiace, sinceramente. Ma sta radice dove cazzo porta? Sempre lassù. Non ci sono più i segreti di una volta, sì. Sì. Ah, sì, è... Ok. Vai giù. Esci per l'acqua. Siamo già stati. Sì. Allora, aspetta, lì c'è un altro oggetto, l'hai visto? Sì, ma ci si arriva dall'alto. Non è vero. Vuoi provare a fare il saltino... Allora, aspetta, bisogna fare le cose. Vediamo un po' se con il vet style si riesce a fare una cosa. Esatto. Hai visto? Aspetta. Non serve un cazzo perché comunque è troppo alto il boss. No. È troppo alto. Come hai fatto a saltare su? Stili speedrun strats, diciamo, ti ricordo. Bravissimo. L'angolino. Anche. Dove cazzo è l'oggetto che ho visto? Ah, là sopra. No. Niente. E di qua neanche, vero? Immagino. No, e allora ci si arriva buttandosi da sopra.
Ok, aspetta che lo vado a prendere, se no me ne scordo. Qui c'era la porta, non ci sei entrato. La porta principale? No, okay, no. Ah, là sopra, no, 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 lo so, lo so. Non sono entrato da nessuna parte. Perfetto. Dici sopra il tetto? Sì. Sì, 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 ancora niente. Bravo, bravo, stai completando. Non è qua. Eccolo là. Quanti oggetti nascosti in questo dungeon? Questa sarà veramente una foglia capillare, preparatevi. È il momento. Pietra da forgiatura, pure troppo. Allora, sembra una roba opzionale della porta principale che dovremo esplorare, però vediamo. Un'armeria. Mm-hmm. Ok. Lama d'affilatura benedetta. Bene, posso mettere sacro adesso sulle armi. E un altro martello ancora. E un altro martello ancora. Martello composto da un'enorme pietra montata su un manico di metallo. In origine era l'attrezzo di un fabbro. Si dice che l'arte della forgiatura sia nata tra i giganti. In effetto, il peso di quest'arma si traduce in attacchi contundenti di straordinaria potenza. Figata. Esploriamo. E quindi questo era il posto proprio dove un fabbro creava le armi. Decisamente. Pare la tavola rotonda. No, aspetta. Non pare la tavola rotonda. Le ultime parole famose. Questa cosa verrà clippata per sempre nella mia carriera. Oh, oh, pare la tavola rotonda. Madonna mia. Mi sono trattenuto così tanto. Il martello. Sì, esatto. Pare proprio un fabbro. No, davvero. Uno a caso. Ma da dove cazzo siamo entrati, scusa, eh? Ah, da qui. Ecco. Siamo entrati da qua. Da dove è scomparsa Fia? Sì, da dove scompare Fia. Esatto. Però è fatto apposta perché da questa angolazione non te ne rendi conto subito. Certo che no. Potrebbe essere un interno. Vabbè, ma anche il quadro. Non avevo visto il quadro di Godfrey, però. No, anche se lo vedi, dici, vabbè, cazzo, siamo a Lendel. Che cazzo vuoi? È un inganno. E poi. Quindi. Orientati. Allora, no. Sì, no, ma io sono già orientato. Certo, Fia di qua dietro. Fermi un attimo. Momento di S3 proprio questo. La tavola rotonda, quindi, è una proiezione di una stanza di Lendel che in realtà è caduta in rovina. È un luogo sicuro, una sorta di semipiano magico. È un piano magico, esatto, tra il mondo, cioè tra l'interregno e il mondo, il piano divino, che è benedetto dalla grazia, a differenza di questo che invece è completamente a fare in culo. Una saetta runica, certo. Ho riconosciuto loro per primi. Attenzione, quindi abbiamo un'invasione qui, forse. Ed ecco perché il fabbro dice di aver paura di Marika e di essere imprigionato, perché lui stava qui dentro. Esatto. Lui era prigioniero di Lendel. Allora. Sulla mia spada. E? Runa dell'eroe. C'è morta Fia. E... in realtà era un eroe che ha giaciuto con la Deathbed Companion. Ok, andiamo avanti. Andiamo a Gideon. Per Gideon, via dei Gideon è di qua? Sì. E? Subito da Ofnir. No, Ofnir. Solo un dito. Un rimedio del dito torto invocatore. In questa stanza quindi non c'è niente. Niente. Aspettate che distruggo tutto, non ci vedo. Gideon è molto più attento di chiunque altro. Non ha lasciato niente. Aspetta, la luce ce l'ho già? Sì, era già accesa. Andiamo dal Dungeter.
Ma non c'è un Ah, c'è una vittima del Dungeater. Esatto. Maledizione del semenzaio, che avevamo già come strumento. Qui c'è una scala, ma non si può prendere perché non porta a nulla. Dopodiché... ecco Marika. Cosa facciamo? Ci buttiamo di sotto e vediamo se c'è l'invasione anche qui. Beh, prima c'è la stanza delle due dita, la principale. Sì, hai ragione. A parte che poi si risale, però sì, facciamolo a questo punto. La sala è l'ultima che ci manca, questa qui. Beh, le due dita in realtà ci dovrebbero essere. Oh cazzo, si apre. Spada cifrata. Quindi questa... questo era il trono. Sì. Raga, questo era il trono. Era il trono. Qui ci stava Godfrey. Vediamo un po' questa spada cifrata. È un'arma o è un... forse chiave? Gideon, quello dipende. Gideon? Gideon è il capo della tavola rotonda. Diciamo che Godfrey aveva il trono dell'Elden Lord. Però non abbiamo mai visto il trono dell'Elden Lord, scusa. Il trono dell'Elden Lord è quello che potenzialmente potrebbe, non ti confermo, ma può essere quello che per gameplay veniva costantemente distrutto da Morgoth. Perché c'era un trono al centro dell'arena di Morgoth, quindi chissà. Però è strano un trono all'aperto. Non lo so. È strano un trono all'aperto. Potrebbe essere questo. Io Gideon me lo immagino più a punto dito corto, quindi magari consigliere del re, non con un trono. Sono d'accordo con te. Però può essere in realtà. Però guarda come si chiama la grazia di Morgoth. Non lo ricordo, ci guardo subito. Vai a controllare. Trono ancestrale, oddio. O aveva due troni. Uno in quanto re condottiero e uno in quanto Elden Lord. Il trono dobbiamo accettare che sia all'aperto sotto l'albero. Sotto l'albero ha assolutamente senso. Beh, ce ne erano anche altri sei piccoli. Sì. Spada cifrata. Non l'ho letta però, sì, abbiamo fatto sto discorso. Non ho letto la spada. Allora. Spada nascosta conferita dalle due dita ai senza luce della tavola rotonda. La lama è costituita da una sequenza amorfa di simboli e in quanto tale infligge danni sacri in grado di superare qualsiasi difesa. In tempi ormai remoti i campioni si ritrovavano alla rocca della tavola rotonda. All'epoca le due dita vantavano ancora eccelse doti oratorie. Ah sì? E un corpo pieno di vigore. Quindi non erano... parlavano in continuazione, esatto. E non erano tutte tumefatte. Esattamente. Quindi la volontà superiore, in quanto non aveva abbandonato, certo, l'interregno comunicava attraverso le due dita continuamente. Esatto. Ha senso. Quindi la rocca della tavola rotonda era proprio il luogo nel quale ricevere i comandi di Dio. Sì, sì. E guarda un po' questa spada, non so se riesce ad avere 20 a fede per provarla, è fighissima. Dovrei esserci vicino, 17. Mettiti un talismano. Ah, mi posso anche usare una saettina, l'ho trovata qua, la uso. Vai. Saettina pazza. È a due mani? No, è un'arma tranquilla, nel senso che comunque è un'arma di rune. Prova. Esatto. E supera gli scudi. È pura energia. È fighissimo. Molto carina. Ed è un'arma che ha puro danno sacro, tra l'altro. Nessun danno fisico. Devi farti il personaggio fede per... sì, per renderla efficace, sì. Quest'arma con 80 ma fede è semplicemente... ma se tu me ne dessi una diventerebbe dual? Ma certo. Ti prego, me ne dai una. Ma certo. Minchia, divento Xemnas. Sì, esatto.
dai, che bella. Aspetta, ho finito il mana. E non ho mana perché ho tutte le ampolle di cazzo. È vero, è vero. Ok, niente. Grazie dell'arma. Torno al mio guarda squadone. Ti faccio vedere una cosa che ti piacerà da morire. Però mi serve te la faccio vedere quando siamo una grazia. Va bene. Mi serve un po' più di destrezza. Allora dobbiamo fare ancora diverse cose, perché c'è tutta la parte bassa e l'invasione. Ma facciamo prima l'invasione. Qui i quadri sono sempre gli stessi. Oh, è aperta la porta sotto. Quella porta è chiusa nella tavola. È perché si esce. Oh, Alberich è l'invasore. Esatto. Beh, leggiamo. Così scopriamo chi cazzo era. Cappello a punta di Alberich Lingua Folle, emblema dei praticanti eretici. È costellato di scinti pietre rosse che alcuni ritengono forgiate da sangue di sacrifici. Potenzia le stregonerie del rovo. Ah, Alberich era uno stregone solitario, eretico e disturbato. E tempo addietro i maledicenti spinsero alla follia durante il suo servizio presso... Ah, la rocca della tavola rotonda. Quindi era un seguace della maledizione che ha colpito anche il Dunghitter? Io credo che il Dunghitter abbia cercato la maledizione. Dici? Lingua folle, è un riferimento secondo te alle folli tre dita? Direi di proprio di sì. Ti ricordi che tanto tempo fa ti avevo fatto notare che c'era un cadavere bruciato? Sì. Veste di Alberich Lingua folle. È costellata di scintipietre rosse che alcuni ritengono forgiate dal sangue dei sacrifici. Alberich, ok, sempre stessa cosa. Stessa cosa. Stessa cosa. Eccolo, guarda, bruciato anche lui, col rovo del peccato. Già. Tu qua dovresti avere il segnalino di Villa Vulcano. No. Andiamo un secondo a Villa Vulcano. Va bene, ma... Qui dovresti avere il segnalino di Villa Vulcano. Ok, andiamo a Villa Vulcano. Allora. Va bene. Andiamo a vedere quale oggetto chiave abbiamo dimenticato il momento Simulus. Parlo con Franca? No, parla con Bernal. Arrivo. È qua dentro nella stanzina, no? Yes. Non c'è un cazzo di nessuno. Molto bene. Fine. Qui c'è la tipa. Roberta. Oh no. Momento Seamless. Questo era proprio di sofferenza. Allora chiudo il vasino. Forse conviene. Va bene. Allora facciamo una cosa. Io esco dal vasino. Tu chiudi il vasino. Disinstallo il gioco. Lo reinstallo. Fai un Alt F4 folle e fai ripartire Elden Ring da zero. Ok, new game. Allora, vediamo un po'. Che avventura la Seamless, guys. Allora, okay. Return to desktop. Perfetto. Fatto. Adesso vediamo che succede. Andiamo via di nuovo. Ok. Vediamo. Vedete voi, sì? Io sto facendo ripartire con molta calma. Ed è assolutamente crashato tutto. Ok, è tornato Bernal.
Look at you. No, vero. Bernal è quello con l'armatura grossa, vero? L'altro si chiamava cazzo. Ok, sì, mi ha dato qualcosa. Lettera per Bernal. A special invitation to hunt some of the first tarnished who sat at the round table hold. Quindi ti ha dato la lettera? Sì. Ora sì. Perfetto. Lui come si chiamava? Non mi ricordo più. D, con la D iniziava. Chi? Darude Sandstorm. È il tipo del sangue, quello il codardo di merda che però a Pav è piaciuto. Tipo di sangue codardo, diceva re? No, 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 no. La mia casata è nata nel sangue. Ah, coso! Vedi? Coso, Poverino, Diggalong. Ho giocato a Dark Souls 2 ieri, quindi Robilug. Sinky Fank. Si chiamava... Non guardare in chat, è vietato. No! Vietato guardare in chat. Setellobong, ok. Diallos, giusto. Va bene, comunque. Quindi adesso, alla tavola rotonda, dovrei avere... un cazzetto. E infatti ce l'ho il cazzetto. Però devo rifare la strada, perché non avevo una grazia. Quindi rivado alla terrazza sul viale. Sinky Rock. Rudulli Fank. Selonke Ponk. Lettera per Bernardone. Lo vogliamo leggere prima di? Beh, dai. Eh? Ma sì, dai. Richiesta proveniente da Villa Vulcano, indirizzata a Bernal per la caccia di Senza Luce. Vargram il lupo solitario, stregone errante Wilhelm. Entrambi si trovano a Lendel, la capitale reale. La posizione esatta è contrassegnata da un segno rosso. Ok. Io intanto ho fatto il Chad e camminavo. Però non so dove cazzo sono andato. Allora, di qua, vero? No? Dove cazzo sto andando? La porta era... Ah, ok, si deve andare su. Forse... Ma io già non mi ricordo più come ci si arriva in quel posto, ragazzi. Posto così. Dai, dai, dai. Qui ci dovevo entrare. Oh, Franco! Ok, 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 ci sono. Oh, ce l'ho anche Pom, però. Hai rotto il cazzo, eh? Oh, vaffanculo. Oh, vaffanculo. Stai zitto. Maestro, è così. Sì, ora c'è il segno rosso. Oh, viva! Ah, ma... Ho fatto il giro. Era lì. Era un metro da qui. Ok, ragazzi, ok. Va bene. Ho fatto, dovevo fare un metro, ho fatto la circonvallazione, va bene. Ah, entrambi, pensavo fossero in due punti diversi. Ah, con Bernal, tra l'altro. Sono forti loro, eh. Secondo me due hit mie le prendono prima di morire. Oddio, scherzavo, scusami. Sì, dai, due, tre hit. Che fai, bevi? Che fai, bro, bevi? Che fai, finito l'Estus, bro? Bro, hai finito l'Estus? È entrato il freddo? È entrato il freddo, bro?
Eh no, non funziona così. Valgram, mi spiace. Tranquillo, Bernardo, mani lo batti lui. Vai, vai, ci penso io, vai, riposati. Bernal, stai tranquillo, faccio io. Stai tranquillo, te. Mamma mia. Uno era un lupo sanguinario, tra l'altro. Come quelli di Sepolcride. Assolutamente sì. In questo caso... Guarda il set! Il lupo sanguinario, che è quello non di cui parlavano nel CNT. Esatto, era il set del Blood Wolf, sì, del CNT, ma è speciale in realtà di trama. Elmo del lupo sanguinario. Ricordo che era un invitato alla tavola rotonda, lessi la descrizione nel... Esatto, leggi, leggi. Sì, 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 nel CNT. Corazza e lupo sanguinario, quanti lupo... Perché qui il lupo sanguinario non c'è in realtà. Esatto, bravo. Elmo indossato da Vargram il lupo sanguinario, uno dei primi senza luce a giungere alla rocca della tavola rotonda. Uno dei primi? Pensa un po'. Vargram deve il suo epiteto alla pelliccia di lupo albino che ne adorna l'elmo. Uno dei primi, ma ce l'aveva detto anche Bernal che sarebbero stati tra i primi. Corazza indossata da Vargram il lupo sanguinario, uno dei primi senza luce a giungere alla rocca della tavola rotonda. Secondo le antiche leggende, i lupi sono le ombre dell'Empireo. Una condizione a cui Vargram stesso aspirava. Ma sta descrizione c'era nel CNT? Come? Sta descrizione c'era nel CNT? No. I lupi sono le ombre dell'Empireo. Una condizione a cui Vargram stesso aspirava, voleva... Quindi essere Empireo, in teoria, non ti richiede essere un semidio. Se lui aspirava... Aspetta un secondo. Aspirava a essere Empireo. Aspetta. Non quale muovo. Pezzo stai leggendo? Corazza del lupo sanguinario. Fammi vedere, ti aiuto perché penso che tu abbia frainteso. Aspetta, ci sono. No, ho capito adesso. Esatto. Lui voleva essere Blythe. Bravissimo. Ho capito I adesso. Lupi sono lui le ombre. Lui aspirava. Sì, no, ho capito. Sì. Okay. È per quello che c'aveva il lupo. Sì. Esatto. Ho capito dopo come era scritta proprio in italiano. Semplicemente perfetto. Era l'Empireo la condizione a cui Vargram aspirava, perdonami, ma l'ombra. Esatto. Quindi voleva essere Blythe. Quindi si può diventare un'ombra. Non si nasce. Allora, ombra. È una bella domanda. Secondo me non è minimamente una conferma di quello che dici. Cioè, questa descrizione mi fa pensare che lo voleva, ma non necessariamente si può. Allora, siamo sicuri che Blythe è stato creato, non è che è diventato un'ombra. Esatto. Quindi secondo me... È un... Ora faccio finta di essere un lupo, no? Wannabe, un cosplayer. Esatto. Poi non significa che non hai ragione, Però potrebbe essere l'una o l'altra cosa. Cioè, potrebbe anche non essere. Secondo le leggende, ok, sempre la stessa cosa. Ok. Perfetto. Mi ha droppato altro? No, solo l'armatura. Prova a sederti una grazia e dimmi se pare Melina. Come no? Ma aspetta, ancora non ho esplorato tutto. Ok. Vai, esplora. C'è un caso. Quadro. Ah sì, c'è un... Ah, stai esplorando, bene. Sì, posso parlare con Melina. Lo faccio. Perfetto, vai. Think not of the kindling. I shall see to that. Ah sì? All I ask of you is to make the journey to the Suona come una minaccia. Tops of the giants, far above the clouds. I know. I'm asking you to commit a cardinal sin, but it must be done to reach the path beyond. And that is the path I wish to travel. What is your mind? Melina è proprio la guida per bruciare l'albero, Mike. Il suo compito è questo. Già. Per me il compito di Melina è trovare un senza luce forte, promettente,
accompagnarlo all'albero, comunicargli di doverlo bruciare, perché altrimenti da solo non lo capirebbe mai, e permettergli di farlo, tant'è vero che si occupa lei del combustibile. Solo che neanche Melina lo sapeva, secondo me. Esatto, no, non lo sapeva, l'ha scoperto quando ci... Lei l'ha scoperto quando ci siamo separati. No, dico che anche Melina non sapeva esattamente quale fosse quindi il suo compito. No, no, appunto, lo ha scoperto quando è venuta... Lei voleva essere accompagnata a Landel per scoprire quale fosse il suo compito. Uccello che non vola, guarda che si è subito trasformato questo qua. Non ne abbiamo fatto uno di questi qui, eh? Lo so. lo so. Non ti preoccupare. Ok, non mi preoccupo. Uccello che non vola. Sembra che l'artista abbia catturato, vabbè, ok. Ancora oggi visitare i luoghi immortali dal dipinto permette di comprendere l'anima dell'artista e gli ultimi momenti del morente. Ma sono suggerimenti per dove appaiono gli uccelli? No, c'entra un cazzo. No. Però c'entra con la morte. Bene. E anche questa è fatta. Cerchiamo le fogne. Assolutamente, devi solo andare prima a esplorare un po' la zampetta del drago, ti ricordi l'altra parte? Certo. Mi dicono in chat non preoccuparti, non li faremo mai, ok? Va bene. Non hanno premi particolarmente importanti. Uno te lo faccio fare giusto per gioco, oppure poi li recuperiamo. Oddio, uno di gameplay te lo devo far fare giusto per farti soffrire. Per farmi soffrire. Sì. Vabbè. Sto pezzo di cazzo. Sigillo di breccia. Ma questo allora era un loot scriptato. Cazzato nero lui. Oh, bravo. Bravissimo, bravo. Ma non sarei troppo bravo. Bravo. Ok, adesso lasciami esplorare. C'è un altro oggetto ancora. Sento anche un rumorino di scarabeo. C'è un po' di breccia. Io se riesco a scalare il drago, ma non credo proprio di poter fare più di... Oddio, forse è lì? No. No drago. Qua di sopra, che mi sono buttato subito. Oddio, forse è qui. No, inculati. Però sul tetto... Inculina. Sì, inculinati. Però sento lo scarabeino, dove cazzo è? Ah, eccolo. Qua sotto? Possibile? No, ma qua sotto è semplicemente là dietro, quindi niente. Non è una voragine. Eppure lo sento, amici! Non può essere lontano. Lo sento qua. Forse sopra? Forse sul tetto? Se lì dentro? Chi lo sa? Intanto c'è uno strumento lì, andiamo a prenderlo. Vai. Explora. Madonna che salto che ho fatto. Bravissimo. Una chiave di pietra, non di sdegno. Ma quella è una vergine? È una zona che non ho esplorato perché non ho ricordi di vergini. E ci si può entrare da qua? Io lo sento invece, regà. Si sente lo scarabeino che fa ping. Però mi sa che non è qua. Come ci arrivo in quella zona? Posso aprire questa porta? Sì. Bravi. Ottimo level deso.
Eccola via. Madonna, un horror. Per lei. Arriva Pav, ti fa due hit, ti uccide. Si rifiuta di elaborare. È più o meno tutta la tua run da adesso in poi, praticamente. No, ho finito il mana. Devo riprendermi le pozze del mana. E devi riequilibrare le cose. No! No, il sesso! Ah, il sesso! Ah. Sono in c***o. Ok. Bene. Eh sì, raga, gli sblumbiani non fanno sesso affatto. So che c'è un cortile qui, ma prima voglio farmi tutto il giro. Una funerea 6. Beh, non si butta via. Farfalla nascente. Ascia di Falco Tempesta. Ma è quella di Godric? Oh. Di chi è? Però, però lo stile è lo stesso. È una scetta di Godric. È una scetta di Godric. Ordine di Acquisitions. Ascia da battaglia simile a un falco, le cui ali si estendono a comporre la lama. È l'arma tipica dei guerrieri che lottano per restare uniti alla tempesta, nonostante si trovino ormai lontani dal luogo natio. Il loro cuore è colmo di orgoglio, dunque incline alla fragilità. Abilità unica, tuoni e fulmini. Infondi il potere del fulmine nelle taglienti ali dell'armamento e agitalo per ammantarti di una violenta tempesta. Premi di nuovo per eseguire fino a due attacchi rotanti supplementari. L'armamento resterà inteso del potere del fulmine per un periodo. Forza e destrezza. Arma quality. This is quality. Aspettate che controllo tutti gli angolini. Non sembra esserci un cazzo. Se non che qui c'è un ingresso. Non mi dire. Dimmi di sì, ti prego, Mike. Dimmi che quell'ascensore è di 40 episodi fa. Bravissimo. Godo a dei livelli inverecondi. Questo è il teleport. Sì. È il ponte divino. L'ho riconosciuto quando sono entrato. Che figata. E giustamente vedevo il drago. Godric, ragazzi, Godric un sacco. Godofrey. E questa l'ho già presa. Tanto tempo fa. Non c'era Melina, vero? No, bastone nel culo, ragazzi, non dite al maestro che ho pigiato cerchio subito, ok? Come, scusa? Niente, maestro. Controllo che non sia cambiato nulla qui, ma non credo proprio. Però c'è il teleport per andare via. Ovviamente, noi non andremo via. Dobbiamo cercare... Ecco, sì, le ampolle, bravi. Dobbiamo cercare le fogne. Ora, servono le chiavi, ma noi ne abbiamo mai trovato una porta per le fogne. Sbaglio? Abbiamo trovato delle scale che poi ci portarono alla chiesetta di Fia, dove ti invito a esplorare bene. Aspetta, mi dicono che il teleport non l'abbiamo mai preso? Quale teleport? Era spento. Raga, è passato troppo tempo. Ah sì, il teleport non l'avevo mai preso. Perché non era il teleport per andare via? Come siamo andati via di qui? Con la grazia. Quindi teletrasportandoci hard. Yes, fast, Sedonia. Allora ci vado. Teletrasportandoci fast. Mi teleporto fast. Quanti episodi sono passati da allora? Penso 30. Io penso almeno 4-5 mesi. Okay. Sì, sì. E allora aspetta, allora provo. Vai.
Oddio, dove mi porta? A cosa serviva sto teleport allora se era sul ponte divino? Alla torre divina? Bravissimo, ragazzi. Godo. Godo. Predict di un nanosecondo, ma predict. Beh, andiamo, let's go. Ma come il passaggio bloccato? Ma ce l'ho! Dove cazzo sono? Oh, shit. Forse sei in un'altra. Dove cazzo sono? Ma è quella... No, è Michelapolis. Sono in mezzo al mare. Questa è Michelapolis. Vero, maestro? Ovviamente non me lo puoi dire, però... Non te lo posso dire. Però allora forse puoi entrare... in quella... che era chiusa prima nel dungeon di Altus. Devi leggere le descrizioni. Aspetta un secondo, È il momento cazzata, perdonami. Fammi fare sta stronzata, la faccio un secondo, poi me ne pento. Tanto la ritrovo qua poi, ok? I 100 euro li ritrovo qua. No, c'è una death box. Vai a cagare. Non è vero. Maledette death box. Miyazaki di merda, quella era palesemente una sporgenza. Dal teleport dovresti poter vedere una cosa comunque. Sì, aspetta, tanto devo prendere i 100 euro. Bravo. Adesso proviamo a orientarci, a capire esattamente dove siamo. Bravissimo. I miei 100 euro. Allora, siamo in mezzo al mare. Torre divina è isolata, è completamente isolata. Lì c'è un'altra torre divina, la sto guardando, è quella che dobbiamo prendere. Non ci sono ancora stato in quella torre divina, è tipo più o meno qua. Non vedo un cazzo, ancora un po', ma è quella sicuramente. Non è questa, ecco, questo sicuro. Infatti, fatemi togliere il segnalinus. Allora, dicevamo, quindi siamo in mezzo al mare. Santuario Ferino. Ma quella è Farumasula. Ok, l'hai vista. L'hai vista. Eh beh, è impossibile non vederla. Esatto. Quindi questa è la torre divina di Farumasula. È isolata. In mezzo al nulla. Non proprio Michelapolis, allora. Chissà se ci andremo mai al di là di quel breve teleport che abbiamo. E in teoria te lo dico io qual è questa torre divina. Vuoi sapere qual è? Qual è? Quella di Maliket. Oh! È un demigod. Secondo allora, te? Sicuramente è una bestia. È un Farumasula più che una... Sì. È una bestia di Farumasula più che un demigod. Sì, sì, ti sei ricordato anche del trailer. Eh sì, bravo. Ti ricordi? È lui. È un demigod, mi dici tu. Beh, non lo so, ormai tutti si accoppiano con tutti. Però più che un demigod potrebbe essere un essere creato. Allora, abbiamo detto che i lupi, le ombre, sono creati dalle dita. Anche Maliket. Dici che Maliket è creato dalle due dita. Allora, in realtà sappiamo semplicemente che la divinità, leggiamo di nuovo la cinque dita per la nona volta, però è una descrizione troppo importante. Le bestie hanno ricevuto l'intelligenza dalla divinità. Se non mi ricordo male. Sì. Aspetta, che devo trovarla, raga. Eccola qua. Spada corta concessa solo ai più eminenti prelati Farumasula. Ecco qua, la foggia celebra le cinque dita di una bestia, simbolo dell'intelligenza un tempo donata alla sua specie. In realtà allora non so
chi gliel'ha donata, però per donare l'intelligenza non puoi essere qualcosa di diverso da una divinità. Ovviamente, ovviamente. E noi sappiamo che i lupi, gli uomini sì, lupo, i lupi sono ombre. Magari le ombre sono la versione minore di Maliket. È interessante, cioè, siamo al centro nevralgico di una serie di informazioni importanti. Però è anche vero che le bestie sono le uniche che possono maneggiare la morte. Bah, questo non è vero. Non è vero? Perché? Non è vero perché i sacriderma lo facevano. Giusto, però ci hanno studiato per farlo. Certo. Vero, però hai ragione. Ma anche i coltelli degli assassini potevano, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Maliket non può essere nato per fare la guardia alla runa semplicemente perché... Per sì, fare la guardia alla runa doveva essere scorporata, mi spiego? Uh-huh. E non lo è sempre stata. La runa prima faceva parte dell'Elden Ring. Sì. Però... è chiaro che le bestie come lui facciano parte del mondo ben prima di Marika l'Ordine Aureo. Farumazula sembra una roba antichissima. Sembra antichissima. Esatto. E poi Maliket non sappiamo se è antichissimo o no, però la sua specie intendo. Tra l'altro ci sono delle dita. Le 5 dita di una bestia. La Elden Beast. No, non credo, dai. Non credo perché l'Elden Beast è una creatura che ha dato un po' l'origine a tutto. Non sappiamo se avesse delle dita, è possibile. Beh, oddio. Però il fatto che le cinque dea... Ah, riandiamo dall'Elden Beast, aspetta. Vabbè. Dov'era? Qual era il... L'incantesimo era Elden Stars. Elden il fatto Stars. È che l'Elden Beast si lega a Farumazula in maniera creativa. No, sì, molto non, creativa. Eccola qua. La volontà superiore inviò nell'interregno una cometa dorata in cui dimorava una bestia. In tal modo ebbe origine l'anello ancestrale. Forse sto mettendo insieme cose che non vanno messe insieme, amici. Però è difficile non farlo. Lo so. È diciamo che... Diciamo che maneggiano con cura una parte dell'Elden Ring, quindi sembrano un po' legati all'Elden Ring. Sono molto interessato ad alcune cose che stai dicendo, che torneranno. Torneranno. Sì, sì. Maliket tornerà in questa discussione. Beh, grazie, dobbiamo battere. Va bene. Chissà cosa dice la descrizione di Maliket. È lui la Elden... No. Una delle mie più grandi domande è se affronteremo o meno sta bestia. Secondo me no. Lo so, me la sono chiesta anch'io come cosa. E? Io mi sono focalizzato un po' come società per certe cose. Ho detto sì. Ah, secondo te l'avremmo affrontata? Te l'ho detto. Appena ho raccolto la descrizione ho fatto questo il boss finale. No, io per ora sono orientato sul no. No, ma infatti ti assicuro che queste nostre differenze sono preziosissime. Va bene, torniamo per le... Ma cazzo, ma sono 8:10, dove torniamo? Dobbiamo finire. E infatti per finire, io so il come. Okay. Sono pronto. Vuoi che mi teletrasportati alla Lower Capital Church. Yes. La capitale, la chiesa inferiore. Yes. Comunque, regà, è volata sta live, 3 ore così. È volata perché c'è stata... C'è stato di tutto. C'è stato di tutto dentro questa live. Ah, giusto. Che avevamo trovato sta scala e poi ci eravamo detti, vabbè, un giorno scendiamo. Allora, esatto, è già un'idea. Mi è caduto un cazzo addosso. Ah, ok. Scusami, era una mosca. Legaccio. Vorreste farmi un'imboscata? Vorreste provarci?
Solo quando prendo l'oggetto, immagino. Bravi. Aspetta che metto la lucina. Devo essere sicuro di non aver perso niente. In realtà lì c'è un'altra strada ancora, ma ormai stiamo andando qua. Godimento. C'è un oggetto. Una grossa mano, che paura, raga. Ormai. Attenzione. Con i tuoi spadoni. No, stiamo attenti, raga. Questa mano mi ha fatto una presa. Come faremo? Oh no. Mano cattiva. Oh no. Quella... Oddio, ora mi ammazzo. Ti purga. Ha fatto proprio una mossa di Master Hand. Oh no. Ceneri di guerra perdute. Quelle da clonare. Piccola, questa è la figlia. È morta. Hai visto? Sì, le rune sono veramente troppo easy, amici. Ah, ormai, senza alcuna difficoltà. Sono rune voglio. Fast. È fatta. Sruno fast. Sento un titillar di palle. Oddio, cosa sono sti cosi? Quale? Ah, sì, li hai visti. Sono fecalomi. Ah, da lì sono arrivato. Io continuo a sentire bling 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 bling. Sarà qui da qualche parte dietro? Oddio. Per chi se lo chiede, è inutile che Saido legga le rune perché non le ha ancora sbloccate, ragazzi. La descrizione appare dopo. Eh no, infatti. Ricordo. Sì, però dov'è il plin plin plin? Io sentivo plin plin plin. E a volte sono anche in aree parallele. Ma non plin plin è un cazzo. Forse sopra. Sopra c'è un oggetto. Tin tin tin, lo sento. Forse è sopra. Sa che è sopra, raga. Vabbè, data così. Diciamo che appena esplori quest'area puoi anche fermarti, perché la prossima volta inizieremo. Ti darò un piccolo indizio di location esplorativa e andremo alle fogne. Ok. Io ora sto salendo, in realtà non volevo farlo. Speravo non ci fosse una scala qui, però c'è. Dai, è qui il plim plim plong. Lo sento. Avverto del plim plong. Dov'è questo plim plong? Ma c'è un tizio che piange? Ok, il plim plong l'ho visto, è lì dietro. Come ci arrivo? Ok, faccio il salto dei cazzi, aspetta. Io sento qualcuno. Maestro, sto impazzendo o c'è davvero qualcuno che piange? No, c'è sicuramente, solo che adesso non sapendo esattamente dove sei, sono suoni, ma saranno forse è un sfigati, tizio che sogna. È lui. Esatto. È il fecaloma. Bro. Ma che cazzo? Senti che versi che fa. Ma guarda che bocca storta. Sì. È stato un tizio esiliato nelle fogne. Maledetto, smettila di fare rumore. Cenere di guerra folgore.
Ah, sono albinauri. Esatto. E sono loro che piangono. Sì. E infatti c'hanno anche il sangue bianco. Qui c'è un pozzo. Ah, c'è un pozzo? È dove il messaggio mi diceva di andare, ti ricordi? Bravissimo. Allora non ti devo dare indizi. No, però devo fare prima dell'exploro pazzo per essere sicuro di non perdere niente in questa piccola area piena di pisellini. Lì c'è una grazia, ma l'ho già presa, sì. Bravissimo. Del resto sono un Sigma male. Del resto. Eccolo qua l'oggetto. Qui? Cos'è questo? Ok, un altro fecaloma. Ragazzi, lo sembravano, che vi devo dire. Beh, pozzo pazzo. Il pozzo pazzo è il tuo finale. Posso scendere? Sì, certo. E immagino che qui vada infilata la chiave. Saetta runica. No, questa è andata senza chiave, vero? Esatto, senza chiave. Ah, you're in for a treat adesso. Scusa, finisco subito. Un po' curioso, un po' curioso. Ma apro il vasino, maestro? Hai paura? Ah, perché... No, no, è semplicemente... Dice, abbiamo finito. Esatto. Però d'accordo, aprilo. Ci salutiamo in coop. Ti dico io dove fermarti. Va bene. Non si vede che non mi voglio fermare per niente. Mamma mia. Questo sarà un altro dungeon, secondo me, pari a Lendel. Grande quanto Lendel nel sottosuolo sotto Lendel. Due legacy in uno. Secondo me sì. Sarebbe una cosa storica all'interno di un open world. Tanto vince Game of the Year. Cioè, l'ho aperto, è il vasino, credo. Sto entrando? Ok, no, ti vedo, infatti. Eccoti qua. Ciao, Joel. Ah! Trappi di merda! Neanche questa ha richiesto la chiave. Ciao. Guarda un po' che c'è là sotto. Fammi un po' vedere, un presagione. Tu eri nobile un tempo. Dai, facciamo una lotta contro di lui e chiudiamo? Vai, così capisci il loro livello. D'accordo. Sai come si chiamava la principessa delle fogne? Oh no. Ratti. Non ha fatto ridere? Non ho fatto ridere il presagio, adesso mi attacca. L'abbraccio. Il vomito. Con 2000 danni hai visto quanto poco gli hai fatto? Sì. Sono forti. No, il mana non l'ho visto. Se non lo uccidi perriandolo, però. Hai ragione. Che finale è? Hai ragione, scusami, maestro. Ho fatto peccato di Unchalled. Non hai mana? Okay. Sì, non ho mana. Grande. Ma non importa. Questo è stato molto chat. Il mio mana è tutto nelle palle, maestro. Piangi mana dalle palle. Piango mana dalle palle.
Vabbè, prendiamo la grazia e fermiamo. Speri che tuo figlio nasca presagio. Così le mariche non lo rovineranno. Esatto. Oh, oddio, sto male. Accendi la grazia. Sì. Maricas tits. Maricas okay. Tits. Oppure Maricas dick in questo caso, sì, ma non si capisce più niente. Allora, perfetto. Ecco il finale, la tua bella grazia. Fantastico. Maestro, nelle fogne di Lane. Grazie mille del gameplay, della lore, delle risate, del godo. È stato bellissimo. È stato fantastico. Le dico. Grazie. Cosa cazzo sta succedendo? No, niente, ho aggrato il presagio. Ok. Cosa fa? Lei continua live? No, va via. No, vado via. Quindi stanotte faccio un piccolo extra per finire Scorn, però è fatta. Ok. E allora andiamo a raidare. Cazzo, andiamo a raidare. Chi c'è? Allora, vediamo se c'è qualcuno. No, su Elden Ring, no, che poi facciamo spoiler. Spoilerissimo. Qualcuno. Allora, maestro, mi dica il gioco che le piace di meno in assoluto. Il gioco sì, che un gioco brutto. Di meno. Un gioco brutto. League of Legends. Un gioco unanimemente brutto. Ah, un gioco unanimemente brutto. Sì. Come faccio? Non mi viene in mente niente adesso. Orribile. Un gioco orribile? Sì. Pensiamoci un po'. Un gioco orribile. Brutto, brutto. C'è qualcuno magari su Twitch che gioca The Quiet Man? The Quiet Man, perfetto. Madonna, quello è veramente brutto. The Quiet Man, ok. The Quiet Man. C'è qualcuno che lo gioca? No, ragazzi, non c'è nessuno che lo gioca. E Baldo? Baldo. Così brutto? Nessuno anche questo. Non mi stupisce. E Super Seducer? Finito. Super Seducer. No, penso che sia bannato, sai, Super Seducer. No, invece no. Ma non ci Super sono. Seducer... No, no, c'è. Ok, c'è qualcuno su Super Seducer, va bene. Aspetto. E no, però solo due canali e sono entrambi stranieri. Accidente. E uno è un VTuber o una VTuber. Oh no. Francese. Facciamolo, maestro. Sì. È il momento. Dobbiamo creare il caos. Va bene, ragazzi. Allora, lo scrivo in chat qua da me, scrivetelo da Mike. Fraise the chats, però. Va bene? Grazie, non vedo l'ora. Perfetto. Maestro, grazie mille. Buona cena. E serata. Ciao, caro. A presto. Ciao. Ragazzi, ricordatevi che ci vediamo stasera tra un'ora per Resident Evil 8 Shadows of Rose. E prima, in pre-show, due parole su Forspoken. D'accordo? Raidiamo questo canale. Ciao belli! Un abbraccio. Volo via. Sborrow fast. Ciao.